Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Quattro chiacchiere in compagnia sulla radio di quartiere, estesa a tutto il mondo. Buonasera, benvenuti in diretta su Radio Cigliano, ultima puntata della stagione questa. Avevo dato un altro annuncio, ma invece siamo qui a chiudere la stagione. Una bella stagione, 35 puntate, 35 serate insieme a Dopo Cena Con, ed è stato bello essere insieme a voi. Il primo ringraziamento che devo fare è sicuramente a tutti voi del pubblico che ci avete seguiti, che siete rimasti qui insieme a noi e che ci avete dato la possibilità di fare questa trasmissione, perché come diciamo sempre, più siamo più ci divertiamo, e senza di voi questa trasmissione non la farei, farei un'altra cosa. Questa sera a Dopo Cena Con, per chiudere la stagione in una maniera esplosiva, pazzesca, fenomenale, che ci piace veramente, ci sono tre amici che, se siete su Facebook, li vedete, sono qui accanto a me, già seduti in questo momento. È il 20 giugno 2019 e a Dopo Cena Con ci sono Giuseppe Ippoliti, Laura Madei, Barbara Sacchelli. Ciao! Come state? Tutto bene? Tutto bene. Sì, presentazione, sì, sì, sì. Al fulmicotone, per essere qui insieme a noi e per cazzeggiare insieme. Vi ricordo ancora per l'ultima volta di questa stagione quali sono le coordinate di Radio Cigliano. 3287948796 il WhatsApp, lo vedete? Sbaglio sempre, qui, eccolo qua, lo vedete qui, sopra il mio dito, per essere super social con noi, per fare quello che volete, anche buttarlo via, oppure mandarci i vostri controselfie, che saranno graditissimi, la vostra fotografia di quello che state facendo questa sera, mandatecela immediatamente, noi la manderemo in onda. Come? Possiamo subito far vedere, perché le abbiamo qua, la fotografia di Angelo, che ci sta seguendo. Questa è dedicata proprio. Tra l'altro faccio sempre notare le action figure che c'ha alle spalle, che c'ha una fortuna a spese di action figure, veramente. Grazie veramente. Lui ha mandato il suo controselfie al 3287948796. Perché non lo fate anche voi? I controselfie sono i selfie con i controselfie. Con i controselfie, capito? Perché noi alla fine, e questo non ve l'ho detto, vedete, volevo partire un attimo prima, oggi sono partito un attimo dopo. Siamo in diretta anche su Instagram in questo momento. Ciao popolo di Instagram, benvenuti in diretta su Radio Cigliano. Ci vedete qua col telefonino. Guardate, si è rotto. Guarda, si è aperto il telefonino col caldo. Guarda che roba, una cosa pazzesca. Non è niente. Ci vedete qua un po' neri, ma sicuramente ci vedete bene su Facebook Radio Cigliano. Quindi 3287948796 è il WhatsApp per essere super social. Condividete questo video sulla vostra pagina Facebook, è l'unica maniera in cui ci facciamo pubblicità attraverso il vostro gradimento. Quindi più siamo e più ci divertiamo. Un applauso, ci fate l'applauso? E sai come ce lo fate un bel applauso? Mettendo un like sulla pagina Facebook Radio Cigliano. È la maniera veramente per dire bello, state facendo un bel lavoro, continuate così. Domani questo video sarà premierato alle 14 su YouTube, canale Radio Cigliano, andate, iscrivetevi anche là, siamo anche su Instagram e scaricate l'app per iOS e Android Radio Cigliano, così ci avete tutta l'estate in tasca. E sentirete le repliche, sentirete la musica, sentirete quello che vi pare, a gratis, non costa niente. Vi ricordo che l'ultima live ci sarà sabato alle 15 con Alessandro Bianconi e Tiziana Guida. Chiudiamo noi conduttori, di se prima eravamo in due, e ci sarà una bella puntata, la facciamo qui da studio con nella vecchia postazione, esattamente come siamo messi adesso noi, ma saremo nella vecchia postazione, nella vecchia maniera, io, Alessandro Bianconi e Tiziana Guida. Quindi venite, vi aspettiamo. Ragazzi, come state? Oh, ma come fai a sapere tutte queste cose di fila? Chi te l'ha detto? La so marcia, ormai. ormai la so. Ormai la solo. Ho provato, riprovato. Da solo, proprio. Come dicevo, siamo quasi, se non mi ricordo male, quasi alla 110ª puntata di Dopo Cena Con. Cioè. Quindi ne ho fatte un pochino e un pochino affinato. Nel DNA, proprio. Ma questa sera, vedete che non tutte le ciambelle riescono col buco, perché mi sono sbagliato, non ho preparato ancora... Facebook, perché ci sono, avete anche la possibilità, ovviamente, come sempre, come in tutte le volte che siete qui con noi, di scriverci sulla chat di Facebook, sulla quale potrete tranquillamente mandarci anche a fanculo, ma anche scriverci cose belle, immagino sarà bello vedervi, e a quel punto noi vi potremo commentare. Eccola. Oggi ci sono Aurea. Guarda che bel nome, Aurea Pica, Giuseppe, altre 18 persone, tra cui Corrado, Roberta, Sasha, Franca, Marina, c'è anche Paolo, Gabriele, Monica, Laura. Come è stato incontrare a Verissimo la tua doppiata del segreto? Ti sei divertita? È stato fighissimo. Ti sei divertita? Ero emozionatissima, ero praticamente emozionata
più io che lei. Che poi questa è una cosa che a noi ci succede poco, perché poi molti degli attori che noi doppiamo si fanno un po' roder culo del fatto che arrivano in Italia e parlano con altre voci, senza essere quel giusto lungimiranti per capire che in questa maniera in Italia si rifilano, perché altrimenti, ovviamente, ma sai il segreto, ma chi se lo vedrebbe? No, vorrei dire, per esempio, no? Esatto. E quindi vi ricordo che queste sono le domande che potete fare sulla chat di Facebook. Sacchelli sei un mito, dice Cristian Vitelli. Attenzione, grande Sacchelli cantaci una canzone. Oh, perché tra l'altro, attenzione, allora devo dire che questa, nonostante la stiamo organizzando da 12 anni forse, perché c'ho la chat che è vecchissima, la chat di WhatsApp nostra che è vecchissima per questa trasmissione, però non l'abbiamo organizzata benissimo, perché all'ultimo mi sono reso conto che voi due cantate. Io no, te no, te fai altro, te fai altro. Ma voi due cantate, noi sì. Quindi pur non l'abbiamo organizzata bene, mo vediamo se facciamo qualcosa a cappella. Ma se sì, ci va. Ma chi è che mi ha detto cantaci una canzone? Chi t'ha detto? No, non si dice. E tanto sta pubblico su Facebook. È pubblico, lo sanno tutti, quindi insomma. Posso dire? Lo devi dire. Vai, vediamo. Roberta Marcucci. Eccola. Dai, grande Robby. Allora, io entrerei nel vivo perché ci sono tanti nostri amici che hanno mandato. C'è la nostra vignettista di Facebook, di Radio Cigliano, Paola D'Andrea, che vi ha preparato delle immagini fatte così al volo. Che se brava. Vedete bene, qua si vede la piega del quadernone che sì, proprio ha girato le pagine. Fantastico. Ha girato le pagine, questa è bellissima. E questa è per Barbara. Ma ha fatto magrissimi, io già la amo questa. Ma tu cosa. Riesci a capire, riesci a capire chi sono questi tre che c'hai intorno? Sì, sicuro. Allora, la gattina C. Sì. Che ho doppiato. L'altro è Otto di Capitan Flamingo. Yes. Che aveva l'accento tedesco. E l'altra penso sia la segretaria di West Wing, tutti gli uomini del presidente. Ah, perfetto. Attenzione. Bravissima. Attenzione, Paola. Ma non è finito qui, perché ha fatto anche, vediamo chi c'è. Qui c'è Giuseppe. Con chi ti ha avvicinato lei? Con chi ti vede nel suo immaginario artistico, praticamente? Ah, questo mistero, io non capisco. quello è Jack Lanterna di cosa? Di Batman, Lego Batman. Ah, Lego Batman. E l'altro è chissà chi è. Assomiglia. Aspetta un attimo. Chi lo fa? Assomiglia a te, scusate. Credo che sia un personaggio che ho doppiato in Twilight. Ah, vedi? O Dimitri di Twilight. E per completezza c'è anche Laura. Giustamente. Queste chi sono? Che te le ricordi? Come potete questa notare, è la più semplice. Questa è più facile. Lei è Vanessa di Phineas and Ferb. Ok. E quell'altra vestita un po' da cameriera? Indovinate, chissà, è Mariana! Ma dimmi un po'. Evviva! Grazie ragazzi, grazie di essere con noi, grazie perché la vostra partecipazione ha fatto veramente Radio Cigliano quello che è in questo momento, cioè niente, però ci divertiamo a portarla avanti in questa maniera. Anche Sasha da Zurigo vi vede associati ad alcuni personaggi che avete fatto nella vostra carriera. Per esempio, per Barbara ti vede insieme a Nanako Kashi. Toradora. Ok, e Aim da bambino. Ame. Correggetemi se sbaglio, perché io è giapponese. E Wolf questo, Children. Questo è per Barbara, mentre invece per Laura ti vede insieme a Lexi Doig. Sì. Ok. Sì. Pronto? Ci sta. Pronto? Ti faccio un copo di WhatsApp. Ci sono, eccomi, e sono collegati. Mikan Sakura. E andiamo a vedere Giuseppe, dove ti vede? Ecco. Vabbè, questo è quello di prima, del Lego. Quello è Jack Lanterna. Jack Lanterna, e poi, non lo so, Alice Gabelle. Aspetta, uno sgabello non è. Con la lanterna. Elias Gabelle. Elias, aspetta, sì, Elias. Scusa, guardiamo il coso delle pronunce, ce l'hai la rubrica, no? La rubrica Wiki. Con le pronunce. Come cacchio si chiama? Il formo. E vabbè. Ricordiamo. Fanno i nostri amici qui a Radio Cigliano e mandano i loro controselfie sempre al 3287948796. C'è una bella domanda per voi da parte di... A parte intanto che Giuseppe dice, come un anno fa con i Rossi, che sono stati ospiti
ospiti nello stesso giorno in cui siete stati ospiti voi, quindi wow. Beh, allora, ed, ed eravamo sempre così belli affollati, devo dire. Anche oggi Giuseppe da Napoli festeggia il suo compleanno, che però è domani, con amici e in vostra compagnia, e noi siamo contenti che tu sia qua veramente insieme. Auguri. Gabriele, tanti auguri. Gabriele fa una bella domanda: come vi siete avvicinati al doppiaggio? Chi vuole rompere il ghiaccio? Senti, Giuseppe, fai il galantuomo. Allora, come si avvicina al doppiaggio? Io da piccolo, vabbè, facevo sempre imitazioni pazze, guardavo la TV e rifacevo le imitazioni, ma le più simpatiche erano quelle dei miei parenti, che mi odiavano perché io le rifacevo. Non è carino. Allora, dico la verità, io stavo studiando a Pescara, perché facevo lì teatro e l'università insieme, e di notte, siccome non si dormiva, sai, che studiavo troppo, fine, quando tornavo dalla discoteca, tra il dormiviglio ho visto una pubblicità dove parlavano di un corso di doppiaggio. Ho detto, vabbè, sta cavolata, che sarà così. Invece è stata una figata, perché così mi sono avvicinato, così, senza volerlo. Non sapevo che poi questo avrebbe scatenato una passione infinita. E ho trovato due insegnanti straordinari, che sono Cristian Ianzante e Roberto Pedicini. Ho frequentato per 2 anni un corso che poi durava... pescaresi anche loro, eh? Sì, pescaresi, proprio toste, capite? Cioè, buongiorno, pure a te. Ma toste, che io non finirò mai di ringraziare. Un corso durato 2 anni, quindi da ottobre a giugno ho fatto il secondo anno, perché mi piaceva così tanto, perché non fare il secondo? Ma perché non fare, buttarci qua a pesce? Esatto. E poi da lì ho cominciato a... ho fatto un provino per un'accademia di recitazione qui a Roma, che si chiama Corrado Pani. La stessa che ho fatto io. Tra l'altro bella, prestigiosa quella, sì, quell'accademia, sì. Vinsi il provino e ho cominciato così. Poi dentro l'accademia c'era anche lì una parte dedicata al doppiaggio, oltre che alle altre arti, doppiaggio cinematografico, recitazione, canto, ballo, spaccate, salti in alto, salti in lungo, lancio del peso. E poi non l'avrei mai potuta fare, quindi io non sono capace a fare cazzo. E così ho cominciato a girare un po' le sale ed appassionare. E ti è venuta la passione. Barbara, a te come è nata la passione del doppiaggio? In modo spiritoso potrei dire che a forza di sentire le voci l'ho buttate fuori. non è male. Invece la verità è che quando ero piccola mia madre quando rientrava a casa mi guardava e diceva: ma chi ha invitato le persone? Non mi dici niente, le tue amiche? E stava da due voci diverse alle Barbie e mia madre non mi riconosceva. Poi io la mia passione l'ho trasformata nel canto, quindi ho cominciato a cantare e per me andava bene così. Ah, una certa, così mi sono svegliata una mattina, detta alla romana, io sono toscana però la dica alla romana, a una certa mi sono svegliata proprio una mattina, te lo giuro veramente, ho fatto: che voglio fare da grande? Doppiaggio. Quello proprio, come partenza. Quello. Ok. E ho frequentato la stessa accademia, la Corrado Pani, che prima si chiamava Tutti in Scena. Tutti in Scena, sì. Ho fatto il provino, l'ho passato, c'erano il Massimo Giuliani. Come no? E io ho continuato dopo l'accademia con Massimo a fare 2 stage di doppiaggio e poi successivamente con Silvia Pepitoni. Dopodiché mi sono buttata nelle sale ad assistere per un anno intero, a prendere, a rubare. Che è la maniera migliore probabilmente, vero? Ho cominciato a fare i provini a destra, manca, su e giù, dai un bacio a chi vuoi tu. E dopo la bellezza di 14 anni, eccomi qua. Eccola qua, a Radio Cigliano. A Radio Cigliano. A dopo cena con. Laura, qual è stato il tuo percorso di avvicinamento al doppiaggio? Pura curiosità, perché io venivo dal teatro e all'epoca mi stavo ancora laureando, quindi studiavo qui alla Sapienza, io sono di Roma, Arti e Scienze dello Spettacolo. Oh yeah. E nel frattempo recitavo e ballavo e avevo questa curiosità del doppiaggio da un sacco di tempo, anche io come loro penso che siamo psicopatici tutti più o meno nella stessa maniera, quindi è stata la maniera in cui anch'io mi sono avvicinato al doppiaggio, un po' prima di voi, vagamente, cioè il fattore anagrafico influisce parecchio, però insomma mi ci sono avvicinato anch'io, quindi lo da capisco. Bambina facevo le voci, facevo i personaggi vari, interpretavo più persone. Possiamo dire che proprio è quella passione che ti nasce dentro e che te la sei portata fin da ragazzino, cioè questa cosa delle voci che è un po' diverso dal calcare le tavole e quindi la telecamera eccetera queste cose qua, è un po' più
proprio attaccata al fattore vocale piuttosto che al fattore della presenza fisica. No? Assolutamente. Quindi insomma siete tanta gente ci chiede qui sulla chat e in giro ci chiede come si fa a diventare doppiatori senza passare per essere attori. Questo è un consiglio che voi dareste, tu ovviamente hai fatto l'altro percorso, però voi dareste un consiglio di questo tipo a chi... No, minimo. Io allora... Sicuramente ci sono dei talenti particolari che ti portano, secondo me, a esprimerti in maniera talmente libera che probabilmente se tu hai questo talento forse il percorso teatrale può non servire. Però posso assicurare che avendo fatto un percorso teatrale e continuando a studiare sotto questo punto di vista, sperimentando più cose diverse teatralmente parlando, ne acquisti delle cose davanti al leggio che sembrano sono proprio irreali, sono talmente irreali che tu senti, sembra di stare là, e questa verità poi la porti indubbiamente davanti al microfono e dentro alla sala di doppiaggio. Io penso che il percorso teatrale sia fondamentale. Sì, diciamo una base, un po' come chi fa il medico. Io voglio fare il medico e voglio fare, che ne so, voglio fare il dietologo, però sempre medicina devo studiare di base, no? Secondo me sì, perché poi parte sempre un po' quest'idea, no? Quest'idea un po' particolare del fatto che vabbè, fai l'attore, che devi fare tanto, no? Io mi ricordo una battuta, io dovevo dire, era una scena intima, erano i primi anni che facevo doppiaggio, questo attore diceva a lei: io ti amo. No, guarda, no, così non va bene. Me l'hanno fatta fare 65 volte, io ti amo, non ci riuscivo. Ma a doppiaggio o a teatro? A doppiaggio. Ah, ok. Però, per dire, no, 65 no, però per dire che anche che, sì, nelle cose così piccole, intense, se non c'è dietro un bagaglio... Ragazzi, io ricordo un 25 volte un ciao, che a un certo punto non sai più come dirlo, cioè sono quattro lettere. Ragazzo, lo dici, c'ho quattro volte, c'ho quattro maniere per dirlo, io cinque forse, poi dopo non lo so, e sfumalo e fallo, a un certo punto ho detto, boh... La voglio a pallini, te l'hai fatta a strisce. No, facciamolo un altro giorno, perché oggi non saprei più che cosa proporti, non lo so, capito? Oppure vattene a ascoltare le 45, che magari una buona c'è, potrebbe esserci, no? È successo, veramente. Io devo fare un saluto particolare, che ci stanno seguendo un nostro amico o amica che non si firma, ma ci sta seguendo da voci.fm, che siamo in diretta anche lì in questo momento, e dice: potete fare un saluto alla vostra fan più piccola, si chiama Mia, e noi glielo facciamo. Mia, che non sappiamo quanti anni abbia, non abbiamo una fotografia, non abbiamo un documento, però Mia ci sta seguendo da voci.fm. Mia, a cuore ti salutiamo con tanto amore, un grande bacio a Mia e un grande abbraccio anche. Siete in diretta su Radio Cigliano, sono le 21.17, questo è Dopo Cena Con, ultima puntata della stagione 2018 e 2019, 35 puntate, viene un po' di nostalgia a lasciare, ma saremo qui a ottobre, dirò, di nuovo con le nostre dirette, di nuovo sempre in diretta su Radio Cigliano. Insieme a quella domanda... C'è un tuo fan sfegatato che ti segue da tantissimo. Oh signore, eccolo qua. Michi de Thomas Pinter. Ah sì, Michele, sì, lo so, ma ci parliamo, ci siamo anche parlati. Ti ama. Insieme alla domanda, come vi siete avvicinati? Rapidamente, chi è il vostro doppiatore o doppiatrice preferita, anche andando indietro nel tempo, anche andando ai doppiaggi storici ovviamente, non soltanto di persone che avete frequentato e visto nelle sale di doppiaggio. Barbara, chi potrebbe essere? Ma io... Uno solo, maschio o femmina, scegline uno che per te è rappresentativo. In passato Peppino Rinaldi, adesso Alessandro Rossi, ho proprio una devozione per lui. Laura, tu chi... Posso dire forse quella che di cui mi sono innamorata, che ero proprio bambina, che doppiava La Bella e la Bestia, ed è Laura Boccanera. Grande Laura. Sì, sì. Giuseppe, tu ti vedo pensieroso. È tosta perché... Allora, io sappi, Gabriele, che l'hai massacrato, eh? L'hai massacrato, Gabriele. Vai avanti, vediamo che succede, stuzzicalo. No, io direi, allora, sicuramente per il lato esplosivo che ha mostrato, io rimango ogni volta a guardare tantissime cose che ha fatto, Tonino Accolla. Ah, bravissimo, eccezionale.
E se devo dire, devo dire Tonino Accolla. No, se penso al presente ce ne sono molti, ma lui è che ce ne stanno tantissimi, chi sì. per una cosa, chi per un'altra. Ma insomma, ricordiamoci che Tonino Accolla, se proprio ve lo perdete per la durante mazzina. L'anno, andate a vedere il 24 sera di Natale, una poltrona per due. Ah, Tonino Accolla sta sempre lì, perché e veramente... ti presento Sally. Ah, vabbè, che grande, 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 grande professionista. Tanti qui, tanti lì, ma adesso è il momento di introdurre le canzoni, perché i nostri amici li stiamo scoprendo e li stiamo così anche un po' tartassando con le nostre domande attraverso Facebook, WhatsApp, eccetera eccetera, ma è bello anche sapere come sono strutturati dal punto di vista musicale, perché io dico sempre che la musica è una compagna di vita importante e fondamentale, ed è necessario avere come dire dei gusti musicali definiti, e questi gusti defecali defecali questi... no, perché tu hai visto il titolo di Gigione Donatello e una lacrima ancora per... ragazzi, venuto... meno male che vado in vacanza almeno con la radio. È l'ultima. Ma questi gusti musicali poi si riflettono sull'anima, e noi vogliamo entrare e scavare un po' nell'anima dei nostri amici. Ragazzi, chi comincia per primo non è una condanna, è semplicemente chi volete. Allora, eccolo qua. Allora Giuseppe, mi devi dire quale numero carico. La numero 2, io sono pronto. La telecamera è quella alta. Mi devi dire perché hai portato questo pezzo. Allora, ho portato questo brano perché appena sono arrivato a Roma e non conoscevo nessuno. Nel testo di questa canzone è raccontato un po' la provincia, è raccontata la storia di quello che succede quando... vai fuori, pronto? Io non so chi è, qualcuno suonano alla porta. Io vado a vedere nel frattempo. C'è Gigi della cremeria. C'è qualcosa, c'è qualcuno che... Che succede? Non ci sto. Allora, scusate, nemmeno... c'è un piccolo fuori programma, non so bene che cosa sta succedendo. Adesso andiamo a vedere. Qualcuno suona, nel frattempo che dico che vai avanti. Si perde l'acqua e alla... Sì, probabile. Vai avanti. Descrivi Alessio. Allora io parlo lentamente. No, è un brano molto bello, un brano molto bello scritto, non si può dire perché è una sorpresa. Il titolo non si può dire perché è una sorpresa che ascolterete tra poco. E quindi non è, la canzone non si dice mai sorpresa. Buonasera, bella sorpresa. Bella figa era meglio. No, io sono d'accordo. Allora, io veramente resto qua senza parole perché questa non era prevista. No, non era prevista. Alessandro Bianconi è arrivato qui. Grazie Alessandro, con cui poi facciamo la trasmissione musicale, ma questa sera ha voluto essere qui con noi a dopo cena con a cazzeggiare un po' con allora, senti, fai una cosa, Alessà, acchiappate il microfono quello lì, ti prendi anche la sedia che sta all'ingresso, te la metti qua dietro, noi nel frattempo lanciamo il pezzo, perché dobbiamo lanciare il primo pezzo. Allora, stavamo dicendo, pezzo che... Sì, perché i primi tempi che venivo a Roma... Descriveva la provincia. Descriveva la provincia, quindi mi sentivo molto a casa e l'ascoltavo ogni volta che entravo in macchina. E venivo a Roma e allora, giravo per le sale. E allora, mentre Alessandro Bianconi, come al solito, ha fatto casino perché non poteva essere diversamente, noi lanciamo il primo disco di oggi. Siamo andati ad attingerlo nel 1978. È un pezzo di un grandissimo, ci piace veramente tanto. Stiamo parlando di Ivan Graziani. Ed è il primo pezzo che Giuseppe Ippoliti porta alla vostra attenzione oggi a Dopo Cena Con. Vi dà la possibilità di conoscere la sua anima anche musicalmente. Stiamo parlando di Sabbia del Deserto, in diretta solo per voi su Radio Cigliano. Giuseppe Ippoliti si deve spostare. Ma spostila la su! No, è una fila su che si sbatte in testa. Mamma mia! Una pippa immensa, veramente! È difficile perché sono incastrato tra queste due donne. Non gli piace neanche. Vabbè, oggi è diventata veramente un casino la trasmissione. Ma se lo sapevo, invitavo amici, parenti. Amici. Amici. C'è ancora posto, infatti, ma secondo me è un paio di telefonate. Oh, che bella cosa! Mi mando l'indirizzo su WhatsApp. Aspettate. Dimmi un po', parla. 1-2-1-2. Madonna mia. Oh yeah. Siamo adesso abbiamo anche il Master of Ceremony qua. Veramente abbiamo fatto la trasmissione del secolo. Siete in diretta su Radio Cigliano. Quindi insomma, questo è il pezzo che un po' ti ha portato a Roma. Sì, mi ha accompagnato i miei viaggi per questa città meravigliosa. Figata, sì, da dove? Allora, da Vezzano. Ah,
Abruzzo. Io sono da Avezzano. Bella, Avezzano è una bella cittadina. Avezzano è bella, si sta bene, si vive bene. A misura d'uomo. Ci stanno le patate. Le patate da Avezzano sono buone, non lo so fare io, vabbè. Non sono proprio capace. Così, così. Un po' così. A mangiarle però. Allora, tanti saluti anche da Raffaele, da Michele che abbiamo salutato. C'è anche Giuseppe Raniolo che ci dovrebbe dire anche come sta, perché come sta? Cioè, come no, stai, non l'ho visto, non l'ho sentito, credo che stia bene, se sta guardando Radio Cigliano. Sta guardando, sì. Allora, c'è anche Aurea che sta qua e ci dice che è con noi. Michelangelo Desiree Lavinia, Saso, io non conosco né Barbara né Giuseppe nell'ambito del doppiaggio, conosco solo Laura e mi manca Mariana. Perché sta Mariana che tu hai fatto in questo in questa cosa l'hanno vista tutti quanti, l'hanno vista, sì, l'hanno vista veramente. Pure zia l'ha vista, ha detto quanto è brava quella ragazza che fa Mariana, mannaggia santa. Bella e brava sta le ragazza. Zie l'hanno vista tutti, tutti l'hanno vista. Assolutamente sì. Allora, vi abbiamo detto come vi siete avvicinati al doppiaggio. Una domanda che io voglio fare, ci abbiamo 1:30, quindi dovete abbassare il volume del telefonino. Sta col telefonino il volume proprio ai tasti. Spento. Chi era che ce l'aveva? Va bene. È spento. Arrivare in sala di doppiaggio, la prima volta della sala di doppiaggio. Barbara, com'è stata? La prima volta che sei entrata proprio. Lontano 2005. Mi sono trovata a fianco un big, purtroppo, no? E uno si aspetta il primo turno di brusio. No, erano 20 righe. Ah, vedi? Sì. Allora, 20 righe, per chi non lo sapesse, sono qualcosa di impegnativo. Sono qualcosa che come primo turno te la fa fare addosso. Sì. Detta proprio. Quindi un big hai trovato, quindi non Alessio, diciamolo, insomma. No. Ho lavorato pure con lui quando dirigeva, anzi, mi allaccio proprio qua. Tu lo vuoi dire, sì, vero? Sì, lo voglio dire, perché poi mi ha portato fortuna in tutti i sensi. Lui, quando, dovete capire, cari signori, che questo signore qua dirigeva un po' di anni fa, quando io ho cominciato, erano i primi 2-3 anni, insomma. Quindi si facevano i provini per farsi ascoltare, lui mi ascoltò e cominciò a chiamarmi. E faceva una serie che si chiamava Super Niandar. Dove serie mi diede cartoni, sì, sì, giapponese. E dove mi diede un personaggino che era un delfino, che si chiamava Kikiru, me lo ricordo ancora. Solo che sapete cosa succede? Succede che quando parlano... Aspetta, io devo tornare in diretta con la radio, così okay. lo diciamo anche nell'onda, perché Ivan Graziani ha finito. Ah, beh. Sabbia del deserto, Ivan Graziani, primo pezzo che Giuseppe porta alla vostra attenzione, al vostro cuore, alle vostre orecchie, oggi a dopo cena con Giuseppe Ippoliti, Laura Amadei, Barbara Sacchelli, ultima puntata della stagione, si è unito a noi nel precedente, prima della canzone, Alessandro Bianconi, che sta facendo un po' il quinto il quinto incomodo stasera. Il quinto? Sì, il quinto incomodo. Vabbè, ma ci siamo qua per divertirci. Tanti WhatsApp, ma veramente prima dobbiamo continuare un discorso che arrivava dal fuori onda. Era il 2009, se non mi ricordo sì, male. 2009. E io stavo dirigendo una serie di cartoni animati che si chiamava Super Niandar. Esatto. C'era un personaggio che era un delfino che si chiamava Kikiru. Questo delfino parlava, perché nei cartoni parlano un po' tutti, però succede a volte che gli animali nei cartoni si parlino e poi facciano i loro versi naturali. È vero. Questo delfino a una certa faceva il suo verso naturale. Che faccio non... il delfino. Fermate. Block. A un certo punto io sono lì che sento sti versi, dico saranno in colonna. In colonna vuol dire che si prendono dall'originale, no? Perché i versi degli animali solitamente sono lì. Mi fa: Barbara, guarda, te tocca che te inventi qualcosa, perché... Oh, e tutto questo, ovviamente, non è che io mi ero sincerato del fatto che tu sapessi fare i versi del delfino. Si fa così, si dice, vabbè, lì guarda, saprà fare. Inventati qualcosa, anche perché in originale facciamo... Wii, 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 una cosa. Chi è che non sa fare il verso del delfino? Che cavolo! Ragazzi, ora io stasera sto un po' giù di voce, però... Aspetta, che ti do la telecamera e ti do anche il bianco. Però... Il bianco? Vai col bianco. Vado col bianco? Fammi un verso del delfino. Bravo, ed è stato grazie a lui che io ho imparato. Ho saputo
di saper fare questo. Ma lo fai benissimo! Capito? Io mi aspettavo che facessi tipo una tortora, invece lo fai bene. Invece chiamano per i paesi. C'è stato un direttore qualche giorno fa, mi ha detto: io mi sono innamorato di te, io spero professionalmente, perché sennò tutta la palestra, tutta la dieta va un po' a puttana. Vabbè. Ho detto che si possono dire. Tutto, potete fare quello che volete. E quindi niente, adesso questo direttore mi chiama perché si è innamorato, ripeto, spero professionalmente di me, perché da quando gli ho fatto il delfino. Hai visto? C'hai tutta la serie dei flipper da fare, è una svolta della carriera. Allora, questa. Una volta mi chiamavano Matli perché ridevo come Matli. Volete pure la risata di Matli? Oddio. Vabbè, ce ne abbiamo tante. Mi chiamavano flipper. Questo per farvi vedere. Free Willy. Questo per farvi vedere che poi alla fine uno deve, quando mi dite io ho una bella voce vorrei fare il doppiatore, guardate che servono tante cose nel doppiaggio, sì, cioè sì, serve fare la bella voce, serve da fare la brutta voce, i versi serve degli animali, fare la voce sporca, i versi degli animali, serve di trovare la caratterizzazione per fare un personaggio più anziano di te. Adesso ho fatto una serie in cui il mio personaggio ha un excursus, parte dai 50 anni e arriva fino ai 100 e quando è 100 era veramente, no, mi sono mangiato quota 100, come esattamente quota 100, mi sono mangiato il microfono, completamente mangiato in bocca, così. Però credo che soprattutto la prima cosa serva saper recitare, insomma, ora al di là di tutto. No, io parlo a parte Alessio in generale. Sappiate che me lo carico da 40 anni, no da ieri, capito? Sono 40 anni che me lo carico dietro. Ma quindi. Ti voglio far ridere, lo sai che ultimamente mi hanno chiamato a fare un cane? Per tutti quelli che si offendono quando dico un attore cane, a me mi pagano peste cane. Capito? Diciamo che in un certo senso ti ha svoltato la giornata. Ma poi quando arriva le fatture. Ah. Vedete, perché ci sono tante possibilità. Ovviamente uno non è che devi saper fare soltanto i versi degli animali. No, no, cioè, devi saper fare un po' di tutto. Ma alla base abbiamo detto c'è bisogno di. Pulisco una... anche per terra, volendo. Io ho sempre detto che a me mi piace così tanto il doppiaggio che quasi quasi pulirei pure per terra nelle sale. Perché veramente ho fatto un po' tutto quello che c'è nel doppiaggio. E pulirei anche un pochino per terra. 21 e 31 in diretta su Radio Cigliano, ultima puntata della stagione di Dopo Cena con Giuseppe Ippoliti, Laura Amadei e Barbara Sacchelli. E Laura e Barbara, chi delle due continua la tensione musicale? Vado io. Dimmi allora, il numero 2 anche la io. Numero 2 anche tu. E allora devo fare la domanda di rito. Laura, perché hai portato questa canzone oggi? Perché è un po' forse la canzone che mi rappresenta di più. Intanto perché, non lo dico, non lo svelo, sì. È legata ad una cosa che ho visto e rivisto e rivisto e rivisto e rivisto. Ma un migliaio di volte, non puoi farne a meno. No. Ma fa parte anche di te, perché tu, oltre a fare l'attrice, oltre a fare il doppiaggio, eccetera, eccetera, hai anche un'altra attività che è importantissima. Un'altra passione grossa. Vero, una sì. Passione vera. Sì, che è la danza. Che figata. Mm-mm. E quindi. E questa forse. Pensavo è una... il pusher. Forse questa è veramente un po' un'icona della danza, questo curioso. Pezzo, vero? Sì, assolutamente. Cioè, quando pensi a un pezzo, dici voglio un pezzo significativo che parli della danza, secondo me questo viene è uno mente. Dei pezzi sì. Che qui che sì. Veramente pezzo. Storico, diciamo. E no? Allora, signore e signori, noi ve lo facciamo sentire, ma lo sentite già sotto e non potete fare a meno di conoscerlo veramente. Vediamo. Siamo nel 1983, Flash and What a Feeling, Irene Cara in diretta su Radio Cigliano. Ci siamo cresciuti con sto pezzo, ragazzi. Cioè, anche questo chi, con questo è Maniac di Michael Sembello. Sì, allora, Maniac, che è un pezzo, secondo me, che non avrebbe fatto una lira. Per me non avrebbe fatto una lira, ma quei piedi che battevano quando quel pezzo lì, veramente. Poi scaldamuscoli rosa. Scaldamuscoli rosa. Terrificanti! Sì. Ed è diventato proprio un'icona della musica. Solo di chitarra. E del ballo. Beh, sì, è bello, sì. Però sì, non avrebbe fatto tutti quei soldi, non secondo credo. Me. Ne avrebbe fatto qualcuno di meno. Allora, state ascoltando, vi ricordo che per ascoltare bene la musica, senza le nostre parole che su Facebook dobbiamo sporcare perché non ho il copyright per trasmettere i brani, potete scaricarvi l'app per iOS e Android Radio Cigliano, la tenete in tasca e da questo momento, visto che poi sabato chiudiamo, sabato
arriviamo a, facciamo un'apoteosi, facciamo un bordello pazzesco. Ma tu l'hai vista la playlist? Sì, l'ho mandato. Oh, ce l'avevo sotto, l'ho chiusa un attimo fa perché ce l'avevo sotto, sto ancora sistemando i brani. Quindi dopo sabato l'unica maniera per portarci sempre in tasca con voi è avere l'app Radio Cigliano, scaricatevela. Voi siete tecnologici? Barbara, voglio... Vade retro, Satana. Ma come no? Siete giovani, siete... Giovani. Cioè, la domanda, Barbara, i delfini hanno l'iPhone? No, i delfini hanno le pinne. Le pinne, il fucile e gli occhiali c'hanno, praticamente. Esatto. Chi è il più tecnologico di voi? Guardatevi un po', datevi... Io sicuramente no. Zero. Giuseppe? Salmente. Io, guarda, la cosa più figa tecnologica che ho fatto, ho condiviso qualcosa. Allora alla fine sei peggio di me. No, sei peggio. Sei allora peggio. Alla fine sono proprio io. Perché... Barbara, tu allora sei donna tecnologica. Anche, no, però il confronto a loro può essere. Raccontaci che fai, dillo. Non mi chiama così. Parlaci di sta tecnologia. Sì. Quella casanina. Mi chiamavano Flipper. Vabbè, però insomma non è necessario, però secondo me è abbastanza, è una cosa che... Beh, diciamo che adesso è abbastanza necessaria. Un pochino sì, no? Sì. Cioè, infatti, devi saper mandare una mail. Alla fine impari, cioè, anche se sei abbastanza impedito tipo me, alla fine ti metti e dici va bene, ok, vabbè, allora, come funziona questa cosa, come si può fare? Beh, ma ricordiamoci che c'è gente con la tecnologia, quelli che non gli va a lavorare, gli influencer, ci hanno ascoltato. Sì. Allora, benissimo. Quanto ci abbiamo ancora? 53 secondi, quindi dovremmo farcela. C'è Vincenzo che vi ha visti circondati da queste locandine. Per Giuseppe ti ha visto intorno a Warrior Parete delle Scimmie, Abduction, Lady di Marzo, In Time e Lego Batman. E queste sono le copertine con cui ti ha visto circondato. Mentre per Laura abbiamo Super Ex Ragazza, L'Ultima Discesa, L'Uomo d'Acciaio, Aurora... The Aurora Tea Garden e Z Nation. Vediamo se lo dico bene. Quanto c'ho? 18 secondi. Riusciamo a vedere anche Barbara. E abbiamo Io e Beethoven, Yes Man di Jim Carrey, San Valentino di Sangue 3D addirittura, Bank of Dangerous, e c'ero, quello l'ho diretto io. Ah no, questo è quello con Nicolas Cage, ho fatto quello l'originale, e CSI, Crime Scene Investigation. Torniamo in diretta sulla radio! Uè. E allora... E questa era Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, il primo pezzo che Laura Amadei porta alla vostra attenzione per conoscerla, per conoscersi, per marzullarsi serenamente insieme a noi a dopo cena con del 20 giugno 2019. Siete in diretta su Radio Cigliano, sapete che cosa fare, ma Alessandro, visto che sei qua, dacci una mano. Che devono fare i nostri amici a casa? Due cose. La prima, condividere il video, perché come sapete è l'unico modo che abbiamo per farci pubblicità, quindi condividetelo sulla vostra pagina Facebook. La seconda è mandare un WhatsApp al 328 7948 796. Grazie. Evviva! E stiamo ricevendo un sacco di WhatsApp, un sacco di belle fotografie. C'è Paolo da Omegna, Lago d'Orta, Piemonte. Non diciamo la rima ovviamente perché è scontata. Che ho scoperto dove fosse adesso perché veramente non avevo idea. Di solito ci manda il suo controselfie con la sua faccia, questa volta ci ha mandato quello che vede dalla sua finestra. Ragazzi, Bello. Che bello, questo è bellissimo. È un selfie con i controselfie. Ma tu l'hai fatto mai un controselfie qua sulla radio? Ho fatto il selfie. Dobbiamo... il controselfie. Dobbiamo fare un controselfie. E mi devi mandare la fotografia che abbiamo fatto prima, allora. Ce l'ho già messa. Mandamela qua, così la mandiamo sulla radio. Ma se non posso accendere il telefono. No, lo puoi accendere. Deve essere silenzioso. Grazie Paolo. Grazie Paolo per il contro selfie che ci hai mandato. Ne vediamo ancora un altro. Francesco da Barletta, un saluto agli ospiti e in particolare a Laura Amadei sul personaggio di Sun Mei nella serie TV Z Nation, che si vede che gli ha dato un brivido in più. Probabile. Un brivido in più. Grazie veramente. Grazie di darti contro i selfie che ci state mandando. Non lo devi mandare al mio WhatsApp, lo devi mandare al WhatsApp della radio. Di un altro. Guarda qui. 3, 2, 8, 7, 9. Sono pedita. Così è un po' più piccolo, però c'è sempre. E allora, WhatsApp 3, 2, della radio? No. 3, no. 2, 8. Proprio 0. 7, 9, 4.
8, 7, 9, 6. Lasciate un messaggio dopo il beep. Questo era il treno Intercity è in ritardo. Io non riesco a mandare una foto su WhatsApp se non ho il numero registrato. È cambiato. L'ultimo aggiornamento di WhatsApp ti consente di mandare il WhatsApp anche a un numero non registrato. Hai capito? L'aggiornamento del WhatsApp. Che non li leggi. Ma aggiorna WhatsApp. Pure te. Dunque, a questo punto mi sembra che però lei c'ha da fare, però intanto lanciamo il disco. Sì, Valentina, dobbiamo lanciare il tuo primo disco. Quale vuoi che carico? La numero 3. Parti, questa mi parte subito tosta e adesso ti spiega perché. Allora, fantastica artista, fantastico pezzo, ma una motivazione ci sarà, vero Barbara? Certo che c'è, come no? Perché questo pezzo qua è in assoluto il mio cavallo di battaglia. Ah, in che senso? Canoro. La porto ovunque con la febbre a 39, con la tonsillite. Confermo. Ubriaca, fumata, non si può dire. Si può dire tutto quello che vuoi. Mentre faccio il delfino, mentre... Con la spaccata che è la capriola. No, bella anche no, grazie, calmo. Se lo fa effetto ventoso. l'hai detto te, sono cavoli te. Si può dire qualsiasi cosa. Ho detto ventosa. Vabbè, oh. La spaccata. Quindi... Cioè, torniamo al pezzone. E per cui non potevo non portarla qua a Radio Cigliano. E allora ce l'ascoltiamo tutti quanti insieme, perché questo è un pezzo che attinge e arriva dal 1989, cover di una canzone uscita l'anno precedente nel 1988, ma lei l'ha portata ai massimi vertici della musica. Tina Turner, The Best, Radio Cigliano. My heart's on fire. Allora, scusate, io guarda che cosa faccio adesso. Che fai? Vai pure. Vado? Vai, ho messo l'ego. Vai, pure. Che bello, vai. No, you can't be wrong. Take my heart and make it stronger. A time of promises and a world of dreams. Ragazzi, devo tornare con i microfoni perché altrimenti ci chiudono, perché il copyright non lo sente che stiamo cantando in diretta. Però è stato bello fare un piccolo accenno. Cioè, una che passa da flipper a Tina Turner, cioè ce ne vuole. Tanta roba. Quindi, insomma, la passione canora, come l'hai portata avanti, Barbara? Com'è stato come l'hai veicolata? Come sei riuscita a veicolarla? Io ho cominciato a cantare da piccolina. Andavo alle sagre, andavo fatto come con te adesso, andavo dai complessini delle sagre e gli facevo: oh, mi fai cantare? Così, no? Ero l'incubo dei complessi delle sagre. Dopo ho smesso perché, vabbè, per motivi vari, e ho riacquistato questa passione in seconda superiore, credo, nel 91. A Radio Cigliano non si bestemmia, non si parla di politica e non si dicono le date di nascita. Tutto il resto lo potete fare. Guarda, tutto pensano questi signori, tranne che io sia nata nel 91. Guarda. Quindi. Vabbè, uno le dice. Poi canto dal 91. A voi confutarle. Potrebbe avere anche 2 anni e mezzo, che ne sanno. E quindi, insomma, nel secondo liceo ti è venuta voglia di portare fuori questa passione. E da lì ho cominciato a prendere lezioni, ho cominciato a fare i concorsi. Beh, io sono toscana, quindi sono di Forte dei Marmi. Precisamente di Querceta, vicino a Forte dei Marmi. E quindi ho cominciato da là, prendendo lezioni di canto, facendo i concorsetti a livello regionale, poi più ampi. E ho fatto anche la turnista per House Music. Quindi ho anche un pezzo che fecero fare proprio a me, però non andò bene perché non ero madrelingua inglese. E si sentiva? Mi fa pezzo in toscano, là era ancora meglio. Già. Ma ragazzi, arrivare dalla provincia, cioè non essere basati a Roma come partenza, quali problemi porta, problemi comporta? Secondo me, poi si deve abbandonare un po' tutto, trasferirsi, ma comunque avere anche il guizzo, forse, no? Di farlo, perché quanta gente forse ha avuto il suo sogno nel cassetto e l'ha mollato lì perché dice: ma io devo andare a Roma, devo andare a Milano. È complicato. Io non vedevo l'ora. Che dici, Giuseppe? No, figo, ripenso a dei momenti. Perché allora, quando sono venuto a Roma e ho pensato: no, vabbè, è impossibile, non ce la farò mai. Poi ho pensato: ma io sono venuto a Roma, ormai sono venuto, che fa, me ne vado.
No, è stata tosta, però se io penso che se credi veramente in qualcosa, se questo qualcosa ti dà piuttosto un'emozione che ti fa sentire vivo, questa cosa la fai fino in fondo. Se non la fai, se la lasci, evidentemente dentro di te non c'era questa forza, questa vibrazione che ti dà poi la spinta per insistere anche quando non c'è nessuna base per insistere. Quando i problemi diventano quelli che esatto. Dici Madonna, è insormontabile, però esatto. Dici cazzo, se ha fatto 30 famo 31, no? In quel senso. Tu in quei momenti immagino ti sarei detto, se ce l'ha fatta Alessio Cigliano ce la posso fare anch'io, no? Quello pensavi. No, ma lo volevo dire. era proprio il prossimo passo. Scusate, mi torno in diretto con la radio perché altrimenti non esco da questa situazione. The Best, Tina Turner in diretta su Radio Cigliano, sono le 21.44, siamo a dopo cena con Barbara Sacchelli, Giuseppe Ippoliti e Laura Amadei e stiamo cazzeggiando insieme. È arrivato anche Alessandro Bianconi che ha scampanellato come se non ci fosse un domani e ha voluto essere qui per l'ultima puntata. Poi dici sempre, Alessandro, che io non ti saluto mai, ma non è vero. No, tu non mi saluti mai, quando fai dopo cena con io sono questo sconosciuto. No, il problema è un altro, è che tu saluti alle 9.05, no? Io i messaggi del 9.05 li leggo alle 11, quindi devi rimanere, è che tu poi crolli e dormi alle 11, sai, io a differenza tua lavoro, ecco, c'è questa piccola differenza tra ricordo me. Ricordo sempre che anche Alessandro Bianconi facendo l'avvocato lavoriamo tutti e due con la bocca, poi dopo fate quello che volete, però è così, è assolutamente hai capito la vita che ti insegna. Allora io è il momento di iniziare un po' le nostre rubriche, di andare un po' a fondo. Intanto la domanda quella facile se ne vanno, mi lasciano da solo. La domanda quella facile che vi consente. Aspetta. Vi consente, senti, no, ma non è per voi, è per i nostri amici a casa. Allora. No, già fa l'ascia o raddoppia questi. Allora, l'ascia o raddoppia, quanto so antico? Mamma mia. Non ricordo pure io come dovrò. 91. Super Flash. Vedi, dovevo dire Super Flash. Allora, la domanda che vi consente di guadagnare una telefonata in diretta per parlare con i nostri amici. Allora, uno, tra l'altro è stata già detta, è di una facilità questa veramente eccezionale. Ciao Alessandro, che ci stai salutando. E scusate, no, questa la devo far vedere. Dice: dopo la seconda prova dell'esame di stato che ha fatto anche mia figlia oggi, ci si rilassa in vostra compagnia. Guardate come è ridotto. Alessandro, povero. Hai litigato col barbiere? Lui noto. È Gerald, lui è Gerald. Gerald ha litigato col barbiere. Ha litigato col barbiere. Vabbè, io mi sono messo all'ultimo messaggio perché solo su WhatsApp al 328-7948-796. L'abbiamo già detto, ma la facciamo facile stasera perché è l'ultima puntata. E chi vuole vincere una telefonata che farò io, vi chiamerò sul vostro WhatsApp, quindi abbiate una buona linea, è quale dei nostri tre ospiti ha partecipato al segreto. Chi sarà mai? Ma 328-7948-796. Non ho capito perché non hai detto dei nostri quattro ospiti, perché potevo essere anch'io. Ora, questo è grave. Voi non lo sapete. Questo è un segreto. È un segreto. Voi non sapete una cosa, e questo signore, prima di fare l'avvocato anche di grido e di successo, faceva assistente al doppiaggio. Pensate te com'è strana la vita. Due anni nel e mezzo. 91. No, prima. Ah, no, io cantavo. No, guarda, massimo tre anni, non di più. Secondo me l'hai fatto pure per quattro. No, niente, anni. rinnega se stesso, rinnega le sue origini. No, io l'ho fatto per tre anni, ma siccome io e te abbiamo un'età differente di qualche anno, anzi parecchi. Io e te? Sì, parecchi anni. Non credere. Io l'ho fatto prima, era 88, ho cominciato 88, 89, 90 forse. No, io ero ancora in Toscana a guardare i mondiali. 90. Alessio, il mio maestro di canto, sì, ha mandato una foto dove lui è sul palco con me, io sto cantando. Ah sì? Sì. Allora ci sta guardando dalla Toscana. Adesso la vedremo, Mando? Mandamela sempre al 328. Ho mandato la nostra? La devo trovare perché chissà. Deve trovare. Nel frattempo però, attenzione signore e signori, perché è il momento di interpretiamo una canzone. Vi ho chiesto attraverso Facebook, senza che voi conosceste quali canzoni avevo scelto per i nostri ospiti, di decretare con che mood le avrebbero dovute recitare, interpretare. E avete fatto delle belle, avete avuto delle belle idee, devo dire, che adesso metteranno un po' in difficoltà i nostri amici. Ma prima di questo io devo chiedere ai nostri amici la sequenza in cui opererete. Primo, secondo e terzo.
Fante Cavalli Re. Fate voi. Comincia Giuseppe, è l'ospite sacrificale stasera. Vado io. È l'ospite sacrificale. È l'agnello, l'agnello sacrificale. L'abbiamo portato a agnello. Dopodiché chi Delfino, continua? Agnello. Io direi che lasciamo Laura per ultima, sì, Barbara, dai, sì. Incastoniamo Laura tranquillo tra di voi. E allora, la canzone che io ho scelto per Giuseppe, che è il primo che si esibisce con questa questa tensione che ho creato, la ascoltate adesso immediatamente. È un pezzo del 1991, se non mi ricordo male, che qui ascoltiamo in una versione live, pezzo importante secondo 1990. Me. 1990. È Uomini Soli dei Pooh. Oggi ho messo delle canzoni tutte molto importanti per i nostri amici. E ho chiesto a voi, amici di WhatsApp, di Instagram, come avrebbe dovuto interpretarla. E non so perché, perché forse ero ubriaco, vi ho chiesto se avesse dovuto farla grande o piccolo. Mo' mi spiegate da dove ho tirato fuori queste... No, non me lo devi dire, perché io lo devo fare io. Lo devi fare te, sì, lo devi fare te. Quelli sono i problemi che ti porti avanti da anni, grande o piccolo. Diciamolo anche qui in diretta. Meno male che finisce la radio, perché così non lo vedo per tre mesi. Allora, grande o piccolo ha vinto con... ma di incollatura proprio, 51 a 49% ha vinto grande. Io me l'ho preparato piccolo. Lo so, è un mondo, senza sapere la canzone, tra l'altro. Sarà preparato anche piccolo. Questo non sarà preparato perché, un mood da piccolo. E allora, Giuseppe, la telecamera è quella alta. Ovviamente, se vuoi interagire con i nostri amici, lasciamo perdere i Pooh, che sono, come dire, li conosciamo il pezzo dei Pooh benissimo. Non avevo preparato la basetta, ma te la preparo immediatamente. Prepara la basetta. Che... Signore e signori, questo è Uomini Soli dei Pooh, interpretato con mood grande, che non so che voglia dire, da Giuseppe Ippolito. Un attimo, eccoli qui. Mood grande, mi viene in mente Mario Biondi. Mood grande, vai. Li incontri dove la gente viaggia e va a telefonare col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore, perduti nel Corriere della Sera, nel va e vieni di una cameriera. Ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tarli, perché ha paura del sesso, perché la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in fondo il mondo falso è un uomo vero. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei, hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita, magari un po' cambiarla prima se ci cambi lei, vediamo se può farci amare come siamo, senza volendarci più con nervose gelosie, perché questa vita stende chi è senza dormo veramente muore più far amore. Basta. Bravissimo. Una via di mezzo tra il Padrino, tra Marlon Brando del Padrino, Robert De Niro nei Untouchables e Niro Banfi alla fine. Geniale, veramente. Come si fa grande? Non lo so, io voglio mettervi un po' in difficoltà, perché altrimenti se vi dico falla sensuale, che ce la so buoni tutti, capito? Dici te. Allora, intanto andiamo ad ascoltare il brano che ho scelto per Barbara Sacchelli. Eccomi. Oh, che numero? No. Senza numero. Non c'è numero. Mood Delfino. Senti che numero. Allora, ci ha vinto un Sanremo. Ok, e lei ha sempre dichiarato che questa è la canzone che l'ha rappresentata di più, quindi vuol dire che è rimasta al liceo come mood generale, ma pure alle medie. Lei diceva sì, forse grazie. Alle medie. Grazie. Lei di Faenza, lei è di Faenza, la grande cantante di Faenza per eccellenza, Laura Pausini, e questa dal 1993 vinse Sanremo Giovani è La Solitudine. Mamma mia, che canzone che t'ho dato, che meraviglia, devo esprimermi. Ma che cosa ho chiesto a voi di Facebook? Cosa vi ho chiesto? Ho chiesto come avesse dovuto interpretarla e vi ho dato una possibilità di aprire o chiudere una vocale. Adesso Barbara mi ha guardato un po' strano perché dice: non so di Roma, non so che cosa voglia dire. Vediamo se adesso Alessandro può spiegare la differenza fra sola e so. Sola. Sola lo so. A Roma sola vuol dire persona priva di compagnia, mentre sola vuol dire persona che tira delle fregature ad altri. Capito? Ok, questo è il senso della situazione. Allora, ha vinto, mi sembra, con uno scarto importante, adesso non me lo ricordo. 57. Al 57%, quindi non proprio di misura, ma neanche tantissimo, ha vinto sola.
Allora, la solitudine sola, direi che... Questa sta sul banco, dico, la più vecchia deve fare la più giovane. Devi andare praticamente tranquilla, semplicemente col testo. Noi lasciamo la simpaticissima e allegrissima Laura Pausini e ci concentriamo con Barbara Sacchelli, che reciterà La solitudine, sempre di Laura Pausini, sola. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Marco nel mio diario ho una fotografia, ha gli occhi di bambino un poco timido. Lo stringo forte al cuore e sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica. Tuo padre e i suoi consigli, che monotonia! Lui col suo lavoro ti ha portato via! Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi, non lo sai quant'altro male ti farà la solitudine. Una via di mezzo tra Bambi e Frozen. No, proprio Bambi hai detto. Bambi. Stuzzicateli e vedrete che loro assolutamente rispondono. Adesso, bravissima Barbara, veramente brava. Adesso abbiamo invece... Hai vinto il provino per il ruolo di Elsa nel prossimo Frozen. Tanto quelle piangono sempre, le principesse piangono sempre. Mentre invece qui andiamo a un'altra che ha fatto il Re Leone, ha cantato il Re Leone, ma in questo caso siamo... Mamma mia, mi viene da fare la parodia. Sento... No, a posto, tutto a posto. E sentivo le voci. Stiamo parlando di Ivana Spagna, Gente come noi. Questa era l'86-87. Sì, più o meno. Più o meno sì. 86-87. Quello era il periodo. Gente come noi? Gente come noi. No, dopo il 90. Dopo il 95. Ma dai. Cantavo anche quello. Ah già, sai perché? Perché all'inizio lei era Spagna e cantava in inglese, giusto? Faceva dire Mamma lady, easy lady. Dopodiché intorno al 95 se ne esce con Gente come noi. E a voi, popolo di Instagram, ho chiesto come avrebbe dovuto... Ricordiamo Spagna, la salutiamo, la cantante meno rifatta di quelle del panorama zero, italiano. Zero, oggi passa la plastica o l'umido? Mi sa che passano tutte e due con lei. E allora, Spagna, so che ci stai guardando. Quindi, davvero? Allora, io voglio portare all'attenzione di Laura tre lettere che caratterizzano le due scelte che avevo dato al nostro pubblico: OMG e WTF. Ah, ho votato pure io. Hai votato? Sì. E te che hai votato? OMG. Vedi? Però non hai vinto perché tra Oh My God e What the Fuck ha vinto What the Fuck. Adesso recitare Gente come noi di Ivana Spagna, che si vuole bene, amore che mio, è tutto amore e che sarebbe molto Oh My God, sì. Sarebbe molto Oh My God, e invece ti tocca il What the Fuck. Quindi vediamo come se la cava. Lasciamo Ilaria Ivana Spagna alla sua dissertazione musicale tranquilla. La telecamera è quella bassa se la vuoi guardare, e questa è Laura Amadei che recita Gente come noi di Ivana Spagna con fare What the Fuck. Quante volte si dicono parole che vorresti subito cancellare e nascono barriere che non cadono più, ferendo chi ci ama come hai fatto tu. Quante volte anche i più grandi amori soffrono le pene di questi errori. E quante volte ci si perde così, stupidi rancori, per poi trovarsi soli. È così difficile perdonare chi ti ha fatto piangere e stare male. Ma c'è una vita sola e la vorrei con te, con tutti i suoi problemi, tutto quello che c'è. Gente come noi, che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuole bene.
Amori unici, ma tanto fragili. Storie vere e senza fine. A tutti quelli che credono all'amore, ma spesso come noi sono persone sole. Nel cuore stringono ricordi e brividi. Gente come noi che sogna ancora. Il monologo iniziale di Full Metal Jacket sembrava ma fantastico. Te lo ricordi? Fantastico, come no, veramente eccezionale. No, siete stati bravissimi. Tra l'altro oggi avete dato un'interpretazione che poco c'è stata in queste, cioè un'interpretazione veramente forte che ci è piaciuto veramente. Bravissimi. Allora, io adesso devo ho poca batteria, però dice, io spero che il nostro amico che ha poca batteria però possa ascoltarci e possa rispondere alla telefonata che gli sto facendo in questo momento su WhatsApp. Tra l'altro non c'è il nome e quindi ignoto numero uno, ignoto. Come quello degli Ara. L'ignoto. Credo che si chiami Michelangelo. Credo che si chiami Michelangelo. Un nome importante. È un nome importante. Sta squillando il telefono. Vediamo se Michelangelo ci risponde. Lo sto chiamando dalla radio. Vediamo se loro ci sentono un po' di ritardo. Io non lo vedo di lì. Io non risponde. Non risponde. Ah, mannaggia, forse Michela. gli si è scaricato il cellulare. Michela. E chi lo sa? No, non risponde. Michelangelo, rispondi. Allora, vediamo di chiamare qualcun altro. Michelangelo, se l'anno prossimo Michela. Sicuramente avrai più fortuna. Come si dice? Le gomme degli anni 80. Ritenta sarei più fortunato. No? Vabbè. È andata così. Allora, devo cambiare un attimo e andare sulla nostra vignettista di Facebook, Paola D'Andrea, che ha risposto anche lei, che ha detto che tu avevi, che partecipava al segreto, era la nostra Laura, che è qui presente in questo momento. Ed era il segreto. Paola, ci senti? Era un segreto. Sì, vi sento, buonasera a tutti. Evviva! Paola, come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie, emozionatissima come sempre, scusate. Senti, tu sei emozionatissima, ma noi siamo molto contenti dei tuoi disegni, che tra l'altro i nostri amici qua hanno detto li vogliamo tutti quanti, glieli manderò su WhatsApp alla fine della trasmissione. Sei veramente brava. Grazie Alessio, grazie a tutti quanti, veramente, lo faccio sempre con tanto piacere e volevo ringraziarti, visto che è l'ultima puntata, per tutta la pubblicità che mi stai facendo tutte le volte, spero di continuare a collaborare con te e con voi. Ma è anche gratis, pensa! Cioè anche, pensa, stasera non solo hai beccato Giuseppe, Laura e Barbara, ma hai beccato pure Alessandro Bianconi. Io non so se questa è una croce o una delizia, sinceramente, non te lo saprei dire, però insomma, pensa che culo, come dicono qui a Roma. No, allora, siete simpatici tutti quanti. Senti Paola, tu hai qui a disposizione Barbara, Giuseppe e Laura, puoi chiedergli quello che vuoi. Sì, allora, prima di tutto volevo fare i complimenti a Laura perché sempre ho guardato il segreto, quindi sono affezionata al personaggio di Mariana. Grazie. E prego, se posso chiederle di farmi un saluto come farebbe appunto Mariana, che mi è dispiaciuto un sacco che è uscita dalla serie. Allora guarda, io ti do il bianco, vai pure. Ti saluto da qui e ti penso. Grazie, ciao. Grazie, gentilissima, grazie. E volevo chiedere a Giuseppe Ippoliti se poteva farmi un saluto come Lanterna Verde di Batman Lego Movie. Te lo ricordi? Anche per Paola. Aspetta che ti do sia la telecamera che il delfino. Faccio il delfino. Vai Giuseppe. Se mi ricordo bene, forse se mi ricordo bene forse era così. Ciao Laura, come va? Tutto bene? Sì, eccomi, sono Lanterna Verde, fantastico! Evviva! Evviva! Senti, ma hai anche a disposizione Barbara, vuoi sfruttarla? Certo! No, volevo sapere se poteva farmi un saluto come il gattino che doppia lei, chi, che comunque si pronuncia C, ma è troppo carino. Evviva. Sì, e vuol dire pipì. Addirittura. Ah sì? Sì. Sapete tutto, bravissimi. Era una gattina. Allora, la telecamera è sempre quella gattina, alta. Gattina, sì, hai ragione. Il bianco ne hai diritto anche tu. Vai pure.
Ciao Paola, giochiamo, intanto ti saluto, ciao! Anzi, ecco, se potevo chiedere un altro favore sempre a Giuseppe Ippoliti? Eccolo! Se può farmi di nuovo un saluto da Lanterna Verde per mio fidanzato che adora Lanterna Verde, adora Lego. E come si chiama? Si chiama Leonardo. Leonardo. Ciao Leonardo da Lanterna Verde, sempre al top del top, fantastico! Vabbè, devo dire che stasera, stasera siamo andati alla grande, veramente. Veramente alla grande. Grazie. Paola, ultima telefonata dell'anno qui a Radio Cigliano. Io non te lo chiedo perché mi sembra che te l'ho già chiesto un'altra volta. Tu ti sei scaricata l'app Radio Cigliano, te la sei messa in tasca, vero? Sì, sì, sì. Perfetto, faccela vedere. siamo sicuri che c'è là, siamo sicuri che c'è là. E allora, noi siamo contenti. Ricordati che sabato chiudiamo con Se prima eravamo in due, ma poi andremo avanti tutta l'estate con le repliche, quindi continuerai a sentirci e magari a sentirti anche insieme a noi, sempre sull'app Radio Cigliano. Grazie Paola, grazie per i tuoi sketch, i tuoi disegni che ci fai, che sono veramente fichissimi. Bellissimi, e poi, complimenti. L'anno prossimo ti aspettiamo sempre qui con tutti i nostri colleghi. Grazie. Per commentare. Grazie a te. E per grazie Paola. Grazie veramente. Grazie a voi, gentilissimi. Grazie. Complimenti a tutti, buona serata e buona estate a tutti. Grazie Paola, grazie veramente. Grazie. Ciao. In diretta su Radio Cigliano 22.04, dopo cena con Giuseppe Ippoliti, Laura Amadei, Barbara Sacchelli, ultima puntata della stagione. Tocca a Giuseppe dirmi qual è il suo secondo brano. Io lo so. Tu lo sai. Numero uno. Il numero uno. Perché? Perché? Perché questo artista che ha segnato tutta la mia adolescenza e... come si chiama quello dopo l'adolescenza? La pubertà? No, dopo, no. Homo. No, quello dopo, quello dopo. Il delfino. È un pazzo cioè, non lo diresti mai, ma è pazzo. È pazzo furioso. È pazzo, sì, certo. Furioso. E in questa canzone lui ha cercato di fare una specie di Gramlot di quello che è una parlata napoletana. Quando lui uscì con questo album nel, posso dire l'anno? Certo. Nel 1979, c'era anche un altro artista nel 79 che fece un album fighissimo, andatevelo a vedere e a sentire, Pino Daniele. Come no. E allora, questo artista di cui parleremo a breve è milanese e quindi aveva cercato di scimmiottare un po' qualcosa e fa una specie di Gramlot fighissimo, fighissimo, figo figo. E questa cosa mi è piaciuta tanto perché credo che sia, anche sotto il punto di vista attoriale, molto, come posso dire, simpatica. Impegnativa. Molto impegnativa. Sì, molto impegnativa. Sì, impegnativa e anche efficace, secondo me, cioè una bella efficacia. Ma se l'ascolti sembra io che questo pezzo, qualcosa. Tra l'altro io di lui conoscevo anche i primi LP, perché noi ci siamo andati ai 100 giorni del liceo, quelli che si fanno prima, no? Ci siamo andati con la cassetta, pensate voi, la cassetta, audiocassetta di questo signore che si è consumata, perché il grammofono. Che anno era? Che anno era? 84. 84. Era l'84. 85. 85. Dopo, due anni è uscita un'altra cassetta, poi ti dico quale. Sì, poi mi dici quale. L'86, ricordo. Perché la cassetta sua era dell'84, sì. Quella significativa. Sì, ma lui Guido Piano. Lui nell'80 aveva fatto già un altro LP fighissimo, tra l'altro, in cui faceva delle cose bambolena, ragazena, ti ricordi? Delle cose eccezionali, veramente. Però questo pezzo a me mi mancava. E allora io direi che ve lo facciamo ascoltare, questo Gramlot di un grande della canzone italiana, Fabio Concato, in diretta su Radio Cigliano con Tutto Chiaro. Vai, vai. Senti. Che fai in giro? I primi 20 secondi non si può passare. Devo passare, mi chiudono tutto. L'altra sera mi hanno chiuso e mi hanno messo un warning, mi stavano chiudendo la diretta, ero in diretta, rilanciavo la diretta di Voci tra le onde a Porto Rotondo, il premio De Angelis. A un certo punto Pannofino e Giorgio Rapattoni hanno cantato parole, l'hanno eseguita dal vivo e anche un po' cazzeggiando. Subito mi è arrivato il warning di Facebook, immediatamente ha detto: che stai a fa? Non lo puoi fare. E quindi ci hanno mezzi bloccati. Benissimo, allora, tanti amici che ci sono qui su Facebook. Ho letto, dice Tiziano, che Giuseppe ha doppiato
quello che abbiamo visto prima, Elias Gabel due volte. Lo avrebbe voluto doppiare anche in Scorpion? Questa è una domanda che c'è solo una risposta. Che dirò in una lingua. Che significa magari mi sarebbe piaciuto. È un attore che mi piace molto, devo dire la verità. Mi ci sono trovato bene. Trovo molto bene, piaciuto, sì, a pelle proprio. Mm. Molto molto bravo, è bello, e poi è molto bravo, sì. È difficile conservare le voci per chiunque, veramente, quindi è veramente complicatissimo, però ogni tanto ci riusciamo e ci proviamo, e questo è bello. Comunque ovviamente ci piacerebbe conservarci i nostri attori. Allora qua stiamo ancora a Tonino a Colla, pensate dove stiamo. Allora Paola te l'ha chiesta la Mariana del Segreto, sì, come l'abbiamo chiesta, sentita in diretta. Ma il Segreto hanno fatto tipo 8 milioni 250 miliardi. Sì. Senti, complimenti ai tuoi ospiti, abbiamo un minuto e 20. Dice Angelo da Napoli e dice: due domande, mi piacerebbe conoscere i nomi degli insegnanti doppiatori che li hanno guidati nel mondo del doppiaggio. E i loro doppiatori preferiti, ma coetanei della vostra età questa volta. Io sono grande, vabbè, quindi... non vogliamo svelare l'età. Chi sono? L'abbiamo un po' detto, però Pedicini sicuramente per te, sì, Pedicini e Rianzante. C'era anche Alba Bucciarelli che insegnava in quella scuola. Per me Massimo Giuliani e Silvia Pepitoni, per quanto riguarda gli insegnanti. E tu invece, Laura, sei arrivata senza insegnamento, sei arrivata dal teatro e quindi sei passata, sì, hai fatto il salto, sì, diretto, sì, quello diciamo... cominciando un po' quello tecnico, cominciando in certo dalla senso, Fono, no? Roma, come dicevi tu, poi tutta la trafila, no? Quindi certo, tanti provini, tanto, tanto assistere, tanto proprio cuore, tanto, ragazzi, tanto assistere, tanto, quando si poteva fare, che era una figata. 30 secondi, Barbara, qual è il tuo doppiatore preferito coetaneo? Ore Ice, doppiatore o doppiatrice? Doppiatrice, ore... forse un po' più grande, Chiara Colizzi, forse poi non Giuseppe, Davide Perino. Laura. Ilaria Latini. Ecco, abbiamo risposto. Grazie a Angelo che ci segue. Non da so notare se... che nessuno ha detto Alessio Cigliano. Ma no, non siamo coetanei, solo no, per quello. Ma mentre lo dicevo, Alessio faceva. Torno in diretta. Questo è Fabio Concato, tutto chiaro, in diretta su Radio Cigliano alle 22.10, dopo cena con Giuseppe Ippoliti, Laura Amadei e Barbara Sacchelli, ultima puntata della stagione. Potete ritrovare tutte le puntate sul canale YouTube, dove domani sarà premierata la puntata che state guardando alle ore 14 e poi conservata lì a imperitura memoria. Andatevi a iscrivere sul canale YouTube Radio Cigliano. Mi stanno chiedendo perché finisce la... perché non andiamo avanti? Ragazzi, in verità non l'ho ancora deciso. Andiamo, ma c'è mia figlia. Andiamo al mare. Ma no, guarda, c'è un motivo un po' più familiare. C'è mia figlia che ha l'esame di maturità il 25 mattina e il 24 sera probabilmente avrà bisogno di me. Quindi certo, non vorrei stare mi qua a fare in diretta su Radio Cigliano mentre quella muore sopra con le, che c'ha l'esame. Ma per un conforto morale, intendi? Certo. Non a livello didattico. Assolutamente, ah, a livello didattico io non so un cazzo, non ho mai saputo niente. Ma ero meglio di te. Sì, bravo, quello è vero. Ero meglio di te. Quello è vero. Pensa tu, perché non che ci volessimo. Noi eravamo in classe insieme al liceo. No. In classe insieme, sì, ho fatto il liceo insieme. Sì, fatto il liceo insieme. Hai capito che lo so che sembro più giovane di lui. Mi rendo conto che sembro più giovane di lui, però pensate, eravamo lo so, il lavoro usura. Vedi, le amicizie che durano così. Usura o datura, Alessandro, perché anche datura, mamma mia, datura, gran gruppo. Anche lì è da capire. Andiamo a vedere qualche altro contro selfie che è arrivato al 3287948796. Luigi da Trani, che ci piace sempre. Sapete perché? Perché è ottimista, dai, così, e ci piace veramente. Dai, Gigi. Bravo Luigi, anche nell'ultima puntata ci ascolti con le cuffie, che è un'esperienza migliore. Come ci stiamo ascoltando? Attento, ho data la cuffia oggi. No, sembra un motociclista, no, la partenza del Gran Premio, guardalo. Ce l'ha, okay, ce l'ha la cuffia, no, che tu non la vedi. Ah sì, sì, dipende dove... attenzione. Grazie Luigi, e poi abbiamo Benedetta da Napoli, finalmente comoda per potervi seguire meglio, grazie mille. E poi, scusate, ma lo devo far vedere, poi la pubblicità la facciamo dopo.
Però poi non è pubblicità, è bello perché lavoriamo insieme. Questa è la pagina di voci.fm dove siamo in diretta in questo momento e vedete in una bella finestrona grossa, quindi se ci volete vedere guardateci a vedere anche su voci.fm dove siamo condivisi in questo momento. Ci hanno detto grazie per la stagione insieme, io dico grazie a voi per la stagione insieme perché è veramente una figata. Mi sembra... So che tu stai... Barbara, vero? Chi yes, era la seconda? Eri tu di canzone e sì, l'ultima sì, è lei, sì, vero? Sì, quindi sì. Barbara, allora, quale canzone carico? Carico la numero uno. La numero uno, spiegami perché. Che bella canzone questa, bella canzone. Guarda, semplicissimo, è la mia canzone preferita in assoluto. Da sempre? Da che ho avuto un attimo di ragione nel cervello, più di tardi perché ero grande. artista canadese, tra l'altro. Canadese che io sono andata a vedere al Pala Lottomatica nel novembre del 2017. Ma dai, com'era il concerto? Bello. Com'è stato? Bello. Lui è un po' invecchiatello, però ha fatto dei... Perché mamma mia. Sono io. Ho capito. No, perché in realtà tutto in un botto. Però lui è un figo. Mazza quanto. E la voce gli regge ancora. Bella, sì. Bella. Sì. Quella sabbiatura lì proprio. E allora, se siete qui, se siete su Radio Cigliano, se siete insieme a noi, mordicchiate il cazzo da fare. Questo è sicuro assolutamente. Bravo, ma ragazzo, magari ragazzo... T'ho detto, è sempre con me, ma lo porto sempre dietro. La spalla unica, capite? Fatemi pat pat perché veramente. Se volete sapere qual è il brano preferito da Barbara Sacchelli, ascoltate Heaven di Bryan Adams. Questo è un pezzone vero, Lo sai che non l'avevamo mai passato? Lo amo. Mai passato. Oggi mi hanno credo tu metti Baby K. Ma vaffanculo. Adesso dico che adesso sveglio la tua playlist. Ti prego no. Ti prego no. E che cazzo? No, tra l'altro oggi mi hanno portato 12 brani, ne avevo uno solo. Hai capito? Di tutti i brani che senti, uno solo che è il What a Feeling. No, non c'era. Non ce l'avevamo, non l'abbiamo mai passato. Non abbiamo mai passato a Rincara, cioè ti rendi conto? A Rincara che poi ha fatto due brani in vita sua, Fame e What a Feeling. Ha fatto solo quelli. C'è anche Giulio Pierotti che ci sta seguendo. Grazie di essere qui con noi. Auguri. C'è anche Franca ci segui da Torino, dalla provincia di Torino. E ti diciamo anche a te che è l'ultima puntata di Dopo Cena Con, quindi ascoltala con attenzione, cattura tutto quello che puoi catturare. Spagna non doveva cantare in spagnolo, dice Angelo Venezia, che d'altronde se fa l'autore a Made in Sud un motivo ci sarà, altrimenti. Allora, Angelo no, sei stato credo il secondo, anzi il terzo, perché sei stato il terzo a rispondere alla domanda. Complimenti ai tuoi ospiti, questa l'abbiamo già letta, Angelo sta ripetendo la domanda tantissimo. C'è anche Maurilia che ci saluta dalla Sicilia, grazie Maurilia di essere con noi, grazie di essere tornata dopo tanto tempo che non ti vedevo. E Laura doppiava anche, se non sbaglio, la bambola amica di Lucy in Fairy Tale. Mamma mia, sì. Cioè. Voi ricordate, voi riuscite a ricordarli, perché poi... Alla fine se ne fanno tanti, si entra da un turno, si esce dall'altro, è abbastanza complicato. E poi a volte si fanno, a me capita anche a volte di fare dei ruoli piccolini che non riesco, che ho fatto il ruolo. Poi improvvisamente quel ruolo diventa cult, no? E ti dicono, ma tu hai fatto Sbirigonzo in Straballo. E tu dici, ma boh, non so manco che è Straballo io praticamente. Tu ormai sei marchiata a vita, lo sai? Lo so. Ma tu hai fatto Kenny il Guerriero. Cioè una cosa veramente... si fa di tutto per campare, veramente. Però voi vi ricordate i ruoli che avete fatto? Ve li ricordate? Tuttissimi, tuttissimi? No. Io sono sincera. No. Molti, qualcuno te lo scordi. E vi capita di ascoltare una cosa fatta da voi e di... Ah, vedi... Ma che so io? Mi capita, mi succede. È vero, sta cosa qua è al contrario. Io la guardo e faccio... Ma che cazzo? No. Allora, siete critici nei vostri confronti, Barbara? Sì, tantissimo. Quando ti riascolti, dico. Ah, ohia. Giuseppe, sì. sei non critico? Non ci dormo la notte. E devo spegnere la televisione. Io cancello gli abbonamenti Netflix, cancello Sky. Cancello tutto. Quanto te costa? Che, allora, disdetta subito. Laura, sei critica? Sì, assolutamente morire. Sì. Vi sembra buono essere critici? 25 secondi. È buono essere critici o bisogna lasciarsi andare? B. Un buon 70-30. Sì, 70-30. 70 lasciarsi andare, 30 essere critici. Sì, sì. Che bello. Una veramente. Critica costruttiva. Sì. Sì. Che fa sempre bene e aiuta sempre tutti quanti noi. Una bustina di Malox. Quello sempre. Gaviscon pure volendo. Un bel Gaviscon. Torna in diretta. Un po' di rasta sullo stomaco.
Brian Adams, Brian Adams, Evans, in, vabbè, ciao, Brian Adams, arrivederci. Even, senza la S, in diretta. Ricordiamoci che fa il doppiatore, non okay, dico altro. Io parlo in italiano, ok? Parlo in italiano, non... In diretta su Radio Cigliano è il secondo pezzo che porta Barbara Sacchelli alla vostra attenzione per conoscerla, per conoscerli, per marzullarci insieme a lei. Siete sempre sull'ultima puntata di Dopo Cena con tre amici che siamo qua, ci stiamo divertendo un casino stasera, sta uscendo una puntata, tre amici più il quarto incomodo che è arrivato e che sta qua e che veramente... No, incomodo l'ho fatto spesso. È vero, abbastanza spesso. Ma io so che avete un progetto parallelo, a cui, cioè voi state organizzando A Cena Con, perché una rubrica no, radiofonica di cucina, fa delle sagnette. Pensa che c'è, pensa che c'è, questa rubrica c'è. C'è una ragazza che si chiama Emma Pilleroni che fa, una, adesso la dico male, tipo vi porto un doppiatore a cena. Che bello! Che lei è una cuoca, invitaci. Cucina, tu vai là, paghi la serata da lei la cena. Quindi mangi, non è neanche una cifra esagerata, e come contorno della cena c'è un doppiatore che sta lì, cena con te e tu... Noi siamo andati una sera. Ma dove sta? Ma dai! Sì, sì. Vicino. Qua vicino, siamo andati una sera, abbiamo mangiato benissimo perché lei cucina benissimo. C'era un bel po' di gente, c'era lui come ospite, sì. Perché è un conto caffè, nel senso, e quindi è stata una bella serata. È stata una bella serata, veramente. Facciamo un po' di pubblicità a chi si occupa di doppiaggio, perché ragazzi, occuparsi di doppiaggio non è così semplice, non è così da tutti. Voi, secondo voi, il doppiatore, e poi devo andare col terzo pezzo perché siamo un po' lunghi sui tempi, però col secondo pezzo di Laura. Mio. Ma secondo voi il doppiatore deve essere nell'ombra? È necessario che sia nell'ombra? Perché questa voce che noi mettiamo al cinema, in televisione, deve incollarsi perfettamente all'attore, quindi noi dobbiamo sparire completamente, o è giusto che abbia una visibilità? Voi che dite, Giuseppe? Secondo me nell'ombra. Deve essere nell'ombra? Sì, sì. Secondo me sì. Laura? A me invece piace questo. Sì? Sì. Un po' più vicino al microfono? Perdon? Ripeto. Ok, sì. A me invece piace questo. Che ci sia un po' di visibilità. Sì, un minimo. Un minimo sì, di visibilità, sì, che sì. Si veda. Barbara, te sono che dici? Sono d'accordo con Laura. Sì, sì, eh? Vabbè, sì, sì. Me ne vado io. Sei in minoranza. Siamo in minoranza. È la terza volta che si alza, lo cacciamo davvero. Sì, sì, veramente, lo cacciamo davvero. Ragazzi, io saluto tutti, torno perché io lavoro io. E quindi... Allora, è stato un piacere passare quest'oretta qui con voi, con questi tre bravissimi attori doppiatori che ci hanno fatto divertire, ridere, hanno interpretato benissimo le canzoni, mi sono veramente divertito da matti. Rimarrà caldo il delfino, ovviamente, che ormai mi porterò dietro per anni e anni. Mi sa che ti ci fai anche una suoneria per il telefono. Sì, sì, se me lo registri poi me lo metto come sai suoneria. Sai il messaggio, quando arriva il messaggio? Esatto. Scusa, ti voglio mandarti via col delfino però. Ti Alessandro. Prego. Scusa, pronti? È spettacolare, è la suoneria perfetta, è spettacolare, è perfetta veramente. Ci vediamo sabato alle 15 con l'ultima puntata di Se prima eravamo in due. Grazie Alessandro, ciao. Grazie di essere venuto, ciao, qui grazie. Con noi, ciao, grazie di aver partecipato, grazie della presenza e grazie di averci accompagnati anche in questo percorso che sta facendo Radio Cigliano, che l'ha fatto, ciao Ale, che l'ha fatto, ormai sono 4 anni che andiamo in diretta, abbiamo chiuso la quarta stagione, stiamo chiudendo la quarta stagione della trasmissione musicale, la quarta stagione di Dopo Cena Con, quindi insomma siamo contenti che ci sia questa bella partecipazione. Laura, qual è il pezzo che carichiamo della tua playlist? La numero uno, stiamo andando con quelle alte, rimangono quelle basse. Allora, Laura, spiegami perché hai portato questo bel pezzo del 2014. Perché lo trovo veramente bello, profondo. Posso dirlo? Dillo. Lei secondo me è un'artista completa, veramente un'artista vera, una di quelle che non si spaventano a cantare dal vivo, a improvvisare, è brava, scrive dei pezzi bellissimi. Tra l'altro, la preferisci nella scrittura in inglese o in italiano? Perché lei ha avuto un momento solo inglese, sì. Poi ha fatto un po' e un po', e all'inizio lei aveva dichiarato che non vedeva l'italiano come sua lingua. E invece secondo me poi è uscito fuori in italiano altrettanto bene. Alla grande veramente. Assolutamente alla grande sì. Veramente. Sì. E allora ascoltiamoci, quindi mi dicevi, scusa, mi sono perso la motivazione, perché? La profondità del tema, sposo la profondità.
profondità del tema. Sposi la profondità del tema. E allora sposiamola insieme tutti quanti insieme questa profondità. Ho detto con questo pezzo del 2014 che Laura porta come secondo pezzo per conoscerla, per conoscerti, per marzullare insieme a noi a Radio Cigliano. Stiamo parlando di Elisa, ci ascoltiamo alle 22:22, L'anima vola. L'anima vola. Bella. Tra l'altro, lei sì, è una di quelle che io ascriverei insieme a Giorgia, Mina, sì, e sì, a queste persone che possono cantare anche l'elenco telefonico. Qualsiasi cosa, sì, sì. Mi sì, dici, sì, a Bagnale, sì, abbiate grasso, capito? E vai tranquillo e reciti veramente l'elenco. Allora, sempre WhatsApp che sono arrivati al 328-7948-796 dalla Sardegna. Nicola da Quartu Sant'Elena ci sta ascoltando con gli auricolari, quindi 8. Ottima percezione di quello che facciamo. Grazie Nicola, ci hai mandato veramente i contro selfie in continuazione, è una figata. Desiree e Samuele, oh, che ci stanno ascoltando, che e che hanno fatto questa fotografia oggi, non è di quando abbiamo cominciato la trasmissione ovviamente, ma è una fotografia che hanno fatto espressamente per mandarla a noi, che e noi li salutiamo. Grazie veramente, speriamo che sia ancora sveglio. C'è perché? Però poi ce l'ha mandata anche un'altra. Ah, guardate, sì, è ancora sveglio e ci ha mandato questa in diretta Desiree e Samuele. Guardate che belli. Ciao, che sono. Eccolo. Che ciao, ci ascoltano da Roma. Grazie veramente. 328-7948-796 è il WhatsApp per essere super social con noi. Io sto scorrendo, poi prima o poi troverò anche Emanuele da Castellania Coppi in provincia di Piemonte. Lui di solito sta a Tortona, che è sempre in Piemonte. Però si è trasferito per l'estate, giustamente, perché è estate, fa più fresco, sarà campagna, mi sembra che ci hanno detto che in campagna è un po' più fresco, se sta meglio, e ci segue, però comunque, meno male che c'ha il wifi, altrimenti non ci vedeva, perché ci segue e ci segue con le cuffie, grazie, veramente. Allora, andiamo avanti un altro e poi torniamo. Mi sono recuperato le puntate, sono in pari, evviva, eccolo qua, Giuseppe da Napoli, gli abbiamo fatto gli auguri perché dice che domani sono 39 anni, ha detto che sta festeggiando insieme a noi, con gli amici e anche un bel bicchiere di vino, quindi auguri, vino o Coca-Cola secondo voi? A me sembra birra. È una birra. Una Guinness. Sì. Bella forte, un bella cappuccino strong. Praticamente. Aspetta, cappuccino. Grazie Giuseppe. Grazie a tutti per la vostra fedeltà qui. Allora, vi piace di più doppiare il protagonista o l'antagonista? Il buono o il cattivo, detto in soldoni? Barbara. Sei un carattere tutti e due. Ti piace tutte e due, va bene. Se è un carattere, sì, se è una figlia di legno, cioè se è quella, no, se deve essere un carattere, se brillante, per me quelle troppo... A divertirsi, insomma, sì, a divertirsi. Penso l'hai Giuseppe? Capito. A me è il cattivo pazzo, l'antagonista. Quello fa impazzire un po' tutti quanti, veramente. Sì. Laura? Idem, sì. Le cattive mi piacciono da morire. Allora, sappiate che ci piace fa... quelli fichi, non ci piace fa le gatte morte, ok? Noi chiamiamo le tinche, no? Quelli che hanno la faccia da tinca. Sì. Avete presente una tinca nel banco del pesce, dal pesciaiolo? Sì. Le fighe di legno, dai, su! questa non la conosceva, Gesù. Però sì, ci piace fare in questa maniera, ci piace doppiare in questa maniera. E ricordatevi di mandare il vostro controselfie al 328-7948-796. Siete in diretta su Radio Cigliano 22:26. Questo è l'ultima puntata della stagione 2018-2019 di Dopo Cena Con, questa sera con Giuseppe Ippoliti, Laura Amadei e Barbara Sacchelli. Bene. Noi torniamo in diretta, poi è il momento della clip misteriosa, quindi mi raccomando, faccio come da Bellia. Attenzione, siate tutti quanti con noi perché è il momento della clip misteriosa. Elisa, l'anima vola in diretta su Radio Cigliano, è il secondo pezzo che Laura Amadei porta alla vostra attenzione per conoscerla, per conoscere i suoi gusti musicali, ma anche quello che ha dentro dal punto di vista della musica. Ma signore e signori, senza indugio, senza frapporre ulteriori ostacoli, è il momento della clip misteriosa. I nostri amici hanno portato tre clip tratte da tre doppiaggi che hanno fatto. È un po' difficile questa sera, perché qualcuno di loro è stato molto buono, qualcuno di loro è stato
stato molto cattivo, nel senso che dovete affinare bene le orecchie e capire da quale doppiaggio è tratta la clip. Io mi sono posizionato sull'ultimo WhatsApp che mi dà la possibilità di far vedere ai nostri amici un selfie, un contro selfie che sembra un po' inquietante del nostro amico Alessandro. Però sapete che cosa mi ricorda? La faccia del direttore di doppiaggio sul vetro quando siamo in sala. Quando siamo in sala, questo un po' mi ricorda, mi piace pubblicizzarlo in questa maniera. Grazie Alessandro per il tuo contro selfie di oggi. Mi sono posizionato sull'ultimo WhatsApp. Dovete esclusivamente su WhatsApp, non guardo Facebook, al 328-7948-796 dire il nome, il vostro nome, scrivere il vostro nome, scrivere il nome dell'artista che adesso reciterà in maniera con fare neutro il suo questa clip e il titolo del film o telefilm da cui è tratta, o cartone animato ovviamente, da cui è tratta questa clip. Il primo che indovinerà per ognuno di loro avrà a disposizione una bella foto che mi hanno mandato, loro la firmeranno, la autograferanno e ve la dedicheranno. Ve la rimanderò tramite WhatsApp dopo la trasmissione, quindi mettete muti i vostri telefonini, non vorrei svegliarvi a luna di notte. No. Domanda canonica, chi comincia? Non fate cominciare sempre Giuseppe, perché veramente vuoi cominciare te? Agnello sacrificale? No, facciamo cominciare Laura, che è sempre stata ci piace. Allora, la telecamera è quella bassa ovviamente. Noi ci andiamo ad ascoltare la clip. Ho preparato tutto. La clip che ha selezionato per voi Laura Amadei. Da che doppiaggio è tratto? A voi l'ardua sentenza. Pensavo che avessi recuperato la voce. Tu emetti suoni solo per starnutire. Mancano 2 giorni al concorso. Ho portato rinforzi. Caramelle al miele e menta, al miele dolce, al miele acido. Guarisci anche solo un pochino. Solo un pochino, non di più, eh? Va bene, guarisci del tutto. Guarisci per bene, perché la salute viene sempre prima di tutto. E se non guarisci, Gloria non ti farà uscire di casa. E se quello che ho portato non basta, sta preparando una cosa per ridarti la voce. Ma hai parlato. Bravissima. Difficile anche interpretare. Vedete che qualcosa ha detto, ma magari sbaglia. E quindi insistete. 3287948796. Chi è il secondo? Chi vuole andare avanti? Vado io stavolta. Vai Barbara. Vai. Lui allora, come primo. Ti riazzero la base, perché anche tu hai diritto alla base. Questa è la clip misteriosa di Barbara Sacchelli. Io credevo che questa fosse la giornata della prevenzione degli incendi, non quella del perseguitate me. Ma io conosco un posto dove non mi troveranno mai. Non si prevengono gli incendi nella caserma dei pompieri. Questo sarà il migliore che abbia mai costruito. L'asso dei cieli è di nuovo in missione. Ora devo solo trovare qualcuno a cui interessino i miei aerei. 3287948796. Devo dire che per Laura l'avete dette tutte, eh? Avete detto veramente una cosa pazzesca. Attenzione. Firmatevi, mi raccomando. Perché dobbiamo sapere chi di voi a chi dedicare la fotografia, ovviamente. Esatto. A questo punto manca solo Giuseppe. E adesso riazzeriamo la base. Mi vedi? C'ho paura. C'hai paura? Vai. È un po' una sfida questa del neutro. Del neutro. Un po' sì. Neutro Roberts ve la faccio fare. La telecamera è sempre quella alta, mi raccomando. E questa è la... se non stoppo la base non andrà mai. La devo rimandare. È la clip misteriosa di Giuseppe Ippoliti. Non so perché ti ho sparato. Ti senti bene? Che idiota. No. Scusa, io so tutto a proposito dello scambio delle anime di quella strana macchina. Abbiamo appena dato fuoco alla villa e ripulito i resti, e abbiamo incendiato anche il loro nascondiglio allo zoo. Noi abbiamo i dossier di ogni caso. Che cosa vogliono che faccia? Che li legga tutti? È fuori discussione.
è monotono. Io volevo unicamente avere un incarico, ma quello che non dicono è che una volta che l'hai ottenuto c'è una lunga serie di bla 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 bla, top secret bla. E questa è la clip di Giuseppe, 328-79-48-796, qualcuno l'avete indovinata, altre no, anzi ne avete indovinata una, altre due, però una è fresca fresca, aspettiamo un attimo. Guarda perché... che c'è sullo schermo. Oddio, chi è? Conoscete? Pare di sì. Questa è... Non è Alessio? Non è Alessio Cerchi? Non lo so, io pure non lo riconosco. A me sembra Alessio Cerchi. Vado a vedere, vado a farmi gli affari suoi. Beh, se l'ha mandato. Sì. Allora, no, ma no, non credo proprio, no, non lo so, lui. Non vedo, dalla foto sembrava, ci assomiglia. È uguale. Ma quello è uno che c'ha la foto di Alessio Cerchi, che ha fatto lo screenshot e che l'ha postata. Allora, guardate un po' che qualcosa sta succedendo, perché qualcosa sta succedendo e state indovinando, vi posso dire di concentrarvi su quella che era veramente la più difficile, che era quella di Laura. Concentratevi sulla clip di Laura, perché veramente è lui, è Alessio. Vedi? È Alessio, bravo. Dai, Alessio. Allora concentratevi sulla clip di Laura, poi ve la faccio risentire, ma nel frattempo vi diamo il tempo di scrivere il terzo pezzo di Giuseppe musicale. Il terzo pezzo. Dove siamo? Dove ci porti? Allora, terzo pezzo direi numero 3. Yes. Bel pezzo. Questo è bello. Tra l'altro questo è un bel pezzo, ma non è il suo pezzo. Non è riconosciuto per questo. Sì, infatti. Però sì. Bellissimo, fichissimo pezzo questo. Stavi giusto parlando di quest'anno esatto, in cui c'era Fabio Concato, giusto? Esatto. Perché esatto. L'hai portato? Allora, ho portato perché io ho scelto tutti i brani, ovviamente, che sono legati al doppiaggio, alle prime esperienze. Io, quando ho cominciato a frequentare le sale, all'inizio mi guardavo intorno e dicevo... Ma anche perché non saluta nessuno? Che sarebbe a dire? Che sarebbe a dire? Perché io lo pensavo, quindi il mio pensiero è in dialetto. Vabbè, certo. Io lo pensavo che sarebbe a dire, ma perché qua non mi saluta nessuno? Perché io vedo certe volte, cioè vedevo comunque che giravo nelle sale, stavo così e la gente passava, tu buongiorno, e vai andare. Non ti saluta nessuno, perché? Io dico, ma perché che non saluta nessuno? Succedeva. E quindi io me lo sono domandato per tanti anni. Oggi un po' mi diverto, perché so che quando esci dalla sala stai in trance. Perché se tu hai fatto un personaggio che ti ha impegnato, che ti ha reso un'altra persona, esci dalla sala e c'hai 9 personalità, quindi non conosci nessuno. È vero. Io oggi un po' mi diverto e quando vedo delle persone che passano un po' di strada, buongiorno, ciao! E quello... Guarda che se me lo fai a me mi prende un colpo, perché siamo veramente in trance quando usciamo un pochino. Ecco perché, però questa canzone, diciamo, mi ricorda un po' questa fase iniziale. È bello. È molto bella. E allora ce l'andiamo ad ascoltare, ed è il terzo pezzo che Giuseppe Ippoliti porta alla vostra attenzione questa sera, a questa puntata bollente di Dove viene con, perché sto morendo di caldo. Fra un po' mi spoglio volevo veramente. Dire solo una cosa. Aspetta un attimo, fammi annunciare e poi lo dici. Questo è Pino Daniele, Gente distratta, terzo pezzo di Giuseppe in diretta su Radio Cigliano. Eccoci qua. Una carambata. Cioè? Ora mi vedrete spesso sul cellulare. Mi sono arrivati foto e messaggi dal mio maestro di canto. Abbiamo parlato di quando ho cominciato a cantare, no? Il mio maestro di canto mi ha contattata mentre stiamo in onda e mi ha mandato una foto di quando cantavamo insieme. Ma bella, poi me la mandi. La caramba, te l'ho mandata. Prima o poi. Sì, sono qui che trappolo col cellulare. Prima o poi arriverò a vedere il tuo WhatsApp, perché non riesco a. Ho quattro cose da fare. L'ha mandato anche lui, mi ha detto. Guarda, ho mandato la foto, mi stava scrivendo e stavo cercando di rispondere. Gli ho detto, guarda, non dipende da me, non vado io a. No, è certo. Allora, caramba. Io vi consiglio e vi invito ancora a concentrarvi sulla clip di Laura. È una clip di un personaggio, di una ragazza, giovane ragazza, sì, diciamo, di una serie TV, sì, giusto? Possiamo dire, che va sulle reti satellitari, giusto? Disney Channel, per esempio, esatto. Quindi non mi dite Dottor House. Che perché... non ho. non mi dite... questo chi l'ha scritto?
L'angelo della vendetta, no Gerald, non è neanche questo. Quindi concentratevi su una serie Disney che va su Disney Channel per ragazzi, giovani, attuale, vero? Abbastanza attuale, sì. Concentratevi su quella perché manca soltanto Laura. Allora, se Barbara non avesse scelto questa strada, che cosa farebbe oggi? Non lo so, io avevo provato con la cantante, forse ancora la cantante o forse ancora la vice direttrice d'hotel, perché questo vedi? Ho fatto. Sì. È bella questa cosa. Forte dei marmi. A Forte dei marmi. Per tanto tempo. Giuseppe, che avresti fatto se non fossi qua a fare il doppiaggio adesso? Allora, io starei lavorando al negozio dei miei genitori, che hanno un negozio di arredamenti per interni e per esterni. Se avete bisogno di un arredamento, andate su 328 Nuovo Ambiente Arredamenti, Cappelle dei Marsi, andate a scegliere la vostra cameretta, la vostra camera, la vostra cucina. È a un prezzo scontato per gli ascoltatori di Radio Cittadina. E mi sembra anche giusto, mi sembra pure giusto, Sì. Comunque, quando mi riposo vado là, sabato e domenica, a lavorare, che dice: mamma, chi stai a fare? Tanto non stai a fare niente, vieni al negozio, va bene. A lavorare. E Laura che avrebbe fatto? Probabilmente quello che faccio anche in realtà, che è ballare il tango. Tango argentino. Tango argentino. Tango argentino, che è un bucio de culo come come pochi, veramente. Sì, si può dire, sì. È un bucio pazzesco. Ma ne parliamo dopo, perché io voglio darvi un piccolo suggerimento. Vai. Diciamo che questo è il titolo, giusto? Sì. Diciamo che è un titolo che comincia con la parola super. Diamo un aiuto ai nostri amici che sono, ne hanno dette veramente 50. Sì, pure. Hanno detto tutto quello che hai fatto praticamente, ma pure di più. Oh, ci siamo riusciti. Mazza, sofferratissimo. Lo vedi che lo beccano, sì, lo beccano. Alla fine bastava lo beccano. L'aiutino. E fra l'altro è uno che ha indovinato pure me. Sì, sì. Lui o lei che sia, guarda, che non ci vede che indovina, assolutamente. Oh, allora, torniamo in diretta. Sì, non ci vedo, grazie. Pino Daniele, Gente distratta, un pezzo di Pino Daniele che non si sente tanto, ma che per Giuseppe evoca veramente un po' l'andirivieni che c'è nelle sale di doppiaggio quando incontri, ed è vero, ogni tanto a me capita di... Allora, io ho la memoria di Dori, no? Nel senso che domani ciao. Chi siete? Ma chi sono io anche allo specchio? Mi guardo allo specchio e dico, oh, guarda che bell'uomo, chissà chi è. Io mi dimentico veramente tanto i nomi delle persone, però poi mi ricordo le facce. Quindi, ma molte volte magari sto là che dico: ciao, oddio, come ti chiami? Cara, allora, cara. Tendo a appiattire un pochino e andare: oh, bella, come stai? Cioè, capito? Che so, come stai? Perché poi le conosco, ovviamente. Però quindi, questo può essere anche uno dei motivi per cui la gente è un po' così distratta nei corridoi, capito? Sicuramente. Che è quello che succede. Succede veramente a tutti noi. In diretta su Radio Cigliano 22:40, dopo cena con. Vedi? Guarda, la so, Giuseppe Ippoliti, Laura Madei e Barbara Sacchelli. A me mi chiami Flipper, allora, va bene. Adesso ve lo posso dire, signore e signori, voi che ci avete seguiti per 4 stagioni, c'ho tutto scritto. C'ho veramente scritto tutto quanto. Sulla scaletta c'è scritto tutto quanto, e questo serve perché altrimenti non mi ricorderei manco come chiamo io. Ogni tanto devo andare a leggere dopo cena con. Rendetevi conto che è complicato veramente. Benvenuti a finito tutto. Benvenuti a finito tutto quanto. Allora, io devo preparare l'iPad in questo momento per i nostri amici che hanno diritto di firmare le loro fotografie come Cristo comanda. E chi è stato il primo? La prima è stata Laura a recitare la clip, vero? A recitare la clip, sì. Sei stata te, sì. Allora andiamo subito a prenderlo perché ce l'abbiamo qua davanti. Il tipo della telefonata, cioè Michelangelo. Attenzione. È rivendicato. Sì. Si chiama Michelangelo. Michelangelo che ci ha, che è quello che non abbiamo potuto sentire perché era arrivato a casa tardi, poi abbiamo sentito Paola, scusate, ricostruisco, che ha indovinato che questa clip che abbiamo fatto sentire era tratta da... Dico io? Dillo tu.
super torpe. Ecco, sai perché ti ho fatto dire a te? Per un semplice motivo, perché io avrei detto tutt'altro non sapendo di che cosa si tratta. Verde. Una simpaticissima serie che va su Disney Channel, e dove tu fai una pazza schizzata veramente. Beh sì, faccio, veramente... sono due ragazze, due adolescenti. Una, l'altra è quella diciamo con i superpoteri, ma è una gran pastrocchiona, e io la supporto praticamente nei suoi errori, quindi bella, carina serie, veramente molto bella. Allora, l'ha indovinata il nostro amico Michelangelo, io ti cedo immediatamente, tu puoi, toccando con la penna, tranne l'ultimo, quello multicolore, puoi scegliere uno dei colori lì sotto per firmare. Io ti faccio vedere, perché la tua firma deve essere, accidenti, se documentata in diretta. Attenzione, e la facciamo vedere. Dammi il via. Vai pure con la firma, e nel frattempo io carico la clip e faccio sentire. Hai dedicato a Michelangelo? Allora che gusto c'è, scusa. Allora faccio sentire la clip, che è tratta da Super Torpe. Lei è Laura Amadei. Pensavo che avessi recuperato la voce. Tu hai metti i suoni solo per starnutire. E mancano 2 giorni al concorso. Ho portato rinforzi. Caramelle al miele, dal miele menta, al miele dolce, al miele acido. Poli, ti prego, guarisci anche solo un pochino. Solo un pochino, non di più, eh. Non del tutto, perché se guarisci del tutto. Va bene, guarisci del tutto, guarisci per bene, perché la salute viene sempre prima di tutto. E se non guarisci, Gloria non ti farà uscire di casa. Grazie mille, amica. Di niente. E se quello che ho portato non basta, Filo sta preparando una cosa per ridarti la voce. Hai parlato. Vabbè, una pazza. Una pazza. Queste sono quelle che quando è ripartito, ma adesso lo stoppiamo, eccolo qua. Queste sono quelle che diventi scema, perché praticamente c'hai 965 parole da dire in mezzo secondo. Esatto. E queste sono un po' quelle che quando io dico mi può fare un provino, ecco, prova una parte di questo tipo per vedere se sei bravo a fare esattamente questo lavoro, perché c'è bisogno anche un po' di tecnica. La seconda è stata Barbara. Ecco qui la fotografia, io te la preparo, anche tu hai diritto a scegliere il colore che vuoi, ovviamente. Ma io prima devo trovare chi è stato che ha vinto, che non è semplicissimo, ma sicuro non è semplice manco un po', che forse la mia era più semplice di prima. No, non è semplice per niente. Allora, intanto di tu da cosa è tratta questa clip, e da cosa è tratta da un questa cartone cosa? Animato che si intitola Sam il pompiere, dove io doppio Norman Price, che tra l'altro è una figata, perché veramente non c'è bambino, non c'è persona che non l'abbia visto, soprattutto se hai dei figli piccoli, veramente l'hanno visto tutti quanti, è uno dei must. L'ho trovato, Filippo! L'ho trovato, grande Filippo, no! A posto. No, vabbè, facciamolo vedere. Si becca il mio autografo, ben ti sta. Sì, ben ti sta veramente. Allora, intanto facciamo vedere Filippo, che ha vinto, ha scoperto. Lui, ha azzeccato? Sì, è arrivato il primo. È stato il primo, è stato il primo, è stato il maschio. L'ha beccato, bellissimo. L'ha beccato subito. Allora, mentre Barbara firma e noi facciamo vedere la firma a Filippo. Io sono mancina. Vabbè, vai tranquilla. Che ti devo dire? Fai quello che vuoi, guardate che bella foto. Noi facciamo ascoltare la clip di Barbara Sacchelli, tratta da Sam il pompiere. E sentirete che cosa vuol dire recitare con una voce che non è la tua. Io credevo che questa fosse la giornata della prevenzione degli incendi, non quella del perseguitate Norman Price. Ma io conosco un posto dove i pompieri non mi troveranno mai. Non si prevengono gli incendi nella caserma dei pompieri. Questo sarà il migliore che abbia mai costruito. L'asso dei cieli Norman Price è di nuovo in missione. Ora devo solo trovare qualcuno a cui interessino i miei aerei. Vabbè, avete capito? Questo ma perché mi va in loop? Io non riesco a capire perché va in loop. Perché non hai chiamato Sammy il pompiere? Devo farlo estinguere, Senti un po', la difficoltà di fare un ruolo in questa maniera. A te, ne hai fatti tanti di maschietti nella vita tua al Leggio. Ah, ecco. No, non è te ne sei fatti tanti. Tanti di maschietti, no, ne hai fatti quello tanti. L'ultimo l'ho visto in Lire. No, Laura, dicevamo. Laura, è capitato anche a te di fare i maschietti? E quindi come vi trovate? Come funziona? Bene, per me sì, è divertente. È divertente, non c'è spersonalizzazione, nel senso, a noi non ci vedrebbe bene che fanno più minuccia. Che stai a distanza. Amore, amore così. Bello. Guarda, c'era un cartone animato dove le femmine erano doppiate dai maschi e i maschi dalle femmine. Fantastico. L'abbiamo pure fatto. Questa è una figata. In
figata, niente, assolutamente. Meno male è mia sorella. Si chiamava Transalpino. Il... Transalpino. Transalpino. Allora, ha indovinato la tua clip, l'ha indovinata Giulia, che è tratta da... Dirk Gently, che è una figata. Ho visto che fai un pazzo furioso, veramente. Uno schizzato completo che spara, ammazza come un addannato. Allora, anche tu hai diritto a sceglierti il colore, ovviamente. Giulia. E noi nel frattempo, mentre Giuseppe firma l'autografo per Giulia, noi ci andiamo a sentire la clip tratta da Dirk Gently. Lui è Giuseppe Ippoliti. Non so perché ti ho sparato. Ti senti bene? Che idiota, no, scusa. Certo, io so tutto. A proposito dello scambio delle anime di quella strana macchina, abbiamo appena dato fuoco alla villa degli Spring e ripulito i resti e abbiamo incendiato anche il loro nascondiglio allo zoo. No, ho preferito bruciare ogni minima traccia, eravamo al corrente di tutto. Noi abbiamo i dossier di ogni caso. Che cosa vogliono che faccia? Che li legga tutti? È fuori discussione, è monotono. Io volevo unicamente avere un incarico, ma quello che non dicono è che una volta che l'hai ottenuto c'è una lunga serie di bla 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 bla, top secret bla... Complicato anche come dizione, anche questo qua, un pazzo furioso. E come abbiamo detto, noi ci divertiamo un po' di più veramente a fare gli schizzati che a fare quelli normali, perché ti esprimi di più. Il normale è tinca, un po' materiale da tutti i giorni, mentre invece quello schizzato è assolutamente divertente. Ragazzi, siete stati bravissimi, avete indovinato tutte le clip di oggi. Questa è l'ultima volta che facciamo questa rubrica quest'anno, l'anno prossimo vedremo se va avanti, eccetera eccetera. Devo dire che siete stati tutti molto bravi, avete indovinato le clip di tutti quanti i nostri amici che sono venuti, e questo è stato veramente, questa è la prova di quanto chi ci segue è vero ci segue veramente per passione, perché è lì che ci ascolta. E io penso, loro, secondo voi, quando vanno al cinema, stanno lì a fare: guarda questo chi è, guarda questa, vedi chi è lei, questa però l'aveva fatta quell'altra. Chissà se fanno delle... Vabbè, ma lo facciamo anche noi, io pure. Adesso, allora, domanda che sporge, sporge sontanea. Io ho fatto tutto il turno di oggi, così, tutto dislessia ne abbiamo, tutto quanto, allora, io amico va bene. Senti, amico mio, volevo chiedere una cosa, Giuseppe, ma quando vai al cinema ti distrai a guardare il doppiaggio o ti diverti a guardare il film? Allora, tutte e due, perché mi distraggo a guardare il doppiaggio, ma mi godo il film quando il doppiaggio è fantastico. Però sì, diciamo che la cosa che ti frega è quando senti, riconosci una voce all'inizio del film che sai che gli fanno fare l'assassino, dici, boh, ho capito, questo sarà la fine del film. No, però è un distrarsi con piacere, il mio. Lo trovo veramente un bel... Piacevolmente. Sì, Barbara, ti distrai o ti coinvolgi? Come dice lui, se il doppiaggio è fatto bene, sì, riconosco le voci, però sono immersa nel film che sto guardando. Se... Soltanto nel caso del doppiaggio sia fatto male, cioè se il doppiaggio è fatto bene, vi fate... Si sente lo scalino. Trasportare dal flusso di audio e quindi andate serenamente. Laura, pure io tu? Sì. No, io, cioè, ci deve stare proprio... Scusa, io mi sono proprio messa in poltrona, no, hai capito? Che giustamente tu mi guardi a me, però poi c'è lui che... Diretta. Hai ragione, sì, sto a casa mia. Casa è stu casa. No, ci deve essere proprio qualcosa che mi distrae, altrimenti sono proprio nel film. Nel film, quindi la cosa, tanto. Diciamo, la cosa che ci distrae un po' di più, un po' tutti quanti veramente, è la pecca. Quella cosa che dici, sì, è brutta, sta che cosa. Che stona un attimo, no? Porca miseria. E uno dei complimenti che ci fanno sempre i nostri amici è questo: noi andiamo al cinema e vediamo i lavori che fate, e quando molto spesso usciamo dal cinema e confrontandoci con i nostri amici diciamo: ma che era doppiato? Capito? E là 10-0 abbiamo vinto, abbiamo assolutamente vinto. 22:51 in diretta su Radio Cigliano, questo è Dopocena. Con noi abbiamo fatto 3 giri di dischi già? Sì.
Quindi il manca solo un disco. Il terzo no. Tu il tuo terzo no. Ecco, vedi che manca. No, no, anche il mio il terzo. Anche il tuo. Infatti abbiamo fatto sì. No, perché ho detto "Madonna, siamo cortissimi se abbiamo già fatto il terzo giro di dischi". Invece no, siamo giusti. Barbara, che cosa hai portato come terzo pezzo? No, numero 2. E spiegamela. Questa è più praticamente io sono questa è tosta. Sì, sì, sì. Ah. Praticamente noi nella mia infanzia, no, anzi più su, Adolescente. Mi hai attaccato la dislessia. andavamo a ballare il pomeriggio perché non poteva andare la sera, perché all'epoca sono vecchio. E il pomeriggio a una certa, dopo che c'erano stati quelli lì, insomma, arrivavano i lenti. Ah, vedi? E dopo il tempo delle mele, io questa canzone me la ricordo perché era il tempo dei limoni. Partivano i limoni. Che tipo? Limoni, che tipo di limoni? Certi limoni che ti addobbano. Che non erano aspri, erano dolci. Ma quelli d'Amalfi. Cioè, i limoni d'Amalfi. Ah, come il carro degli aranci quando ti dà l'arancia. E quindi questa mi ricorda quei bei tempi là, spensierati, dove pensavi solo appunto che arrivassero i lenti in discoteca. Poi sono diventata una fan sfegatata di questo gruppo, proprio da lì è nato, e li seguo, sono andata a Verona, voglio andare a Lucca quest'anno, e quindi nascono questi amori che tempo poi, dei limoni, sì, che il tempo dei limoni che ci andiamo ad ascoltare immediatamente, sì. Come diciamo sempre insieme ad Alessandro Bianconi, le ballad più belle sono quelle che escono fuori dalle rock band, quelle più cazzute, quelle più incazzate. Gli Aerosmith, veramente i Guns N' Roses, ma anche gli Scorpions. Questo è un pezzo del 1984, Still Loving You, in diretta per voi, terzo pezzo di Barbara Sacchelli a Radio Cigliano. Più limoni per tutti. Evviva, evviva. Dunque, la vostra estrazione musicale, da dove arrivate voi? Che cosa avevate nel sangue quando eravate piccoli? E poi è uscito fuori tutto il resto. Cosa è stato? Qual è la musica che ascoltavate? La vostra base musicale, la vostra estrazione musicale. Chi comincia? Comincia? Laura, che ti vedo perplessa. Sei sì. Un po'. Sì, perché in realtà, per esempio, nella mia famiglia non è che si ascoltava tantissimo musica. C'erano, vabbè, mio padre amava i cantautori romani, quindi quelli li so tutti, perché c'erano i vinili all'epoca, quindi io avevo, certo. sì. Oppure, ovviamente, tutti i dischi dei cartoni animati. Ah, vabbè, sì, le sì, sigle. Mia mamma me li comprava tutti. Cioè, tutte le sigle. Non te ne saltava una. Barbara, tu che cosa hai nel sangue? Sono vino. Il vino Veritas, quello sicuramente. Tracce ematiche nel vino. No, io ho, beh, io vengo, sono di metà anni 70, per cui Pink Floyd, Led Zeppelin. Poi sono passata dai Queen, appunto gli Scorpions, ho avuto sta musica che dovevo. Beh, insomma, sì. mi sta parlando dell'ultimo arrivato, insomma. No, appunto, ma io sono passata da lì, poi c'è Vasco, passo da lì, vado da Zucchero, vado dai Queen, appunto, il boom degli anni 80, George Michael e gli Spandau Ballet, io mi sono ascoltati tutti, Michael Jackson, Madonna, quello preciso. Tutti, io me li ascolto tutti. Ma quindi è più pop o rock la tua formazione di se base? Se vedi pop. È pop? Giuseppe, tu? Ma io ho cominciato a correre nel corridoio di casa di mia nonna a 4 anni, scivolavo con le ginocchia, con quelle chitarrine chicco con i pulsantini. Certo, certo, certo. E cantavo fortissimo, lasciatemi cantare! Alle 6 di mattina, quindi mia nonna felicissima, immagina, dopo la gioia. E poi sono rimasto folgorato dai Queen, perché quando diedero il concerto di Wembley su Italia 1, sì, sì. Io stavo là così. Sì, eravamo tutti a bocca aperta. Siamo tipo 10 anni, 9 eravamo anni. Eravamo tutti a bocca aperta, e veramente. Poi verso i 16-17 Stevie Wonder, manetta, proprio tutti gli album, cioè. E quando mi sono trasferito all'università a Teramo, siccome non conoscevo la città, con un lettore CD prima c'era, te lo ficcavi in tasca, con le cuffiette mi sono ascoltato tutta la discografia di Ivan Graziani, che era teramano, e queste sono state proprio le pietre miliari dei miei la ascolti. Musica che hai nel sangue, quella che ti sei portato dietro. Allora, altra domanda, questa è tosta, me ne salvate uno? Voi dovete salvare un solo artista, tutti gli altri vanno al macero, salvatene uno. Però non avete 3 ore per decidere. Io già lo so. Tu lo sai, dai, dimmelo. Ma è artista di che? Di cantante? Cantante. Ivan Graziani. Ivan Graziani, Barbara. Io ancora non ce l'ho. Manco io. Però ho capito, questo fa capire. E ma se sono già morti?
Matti, che devo fare? No, no, vabbè, lo dovete... vabbè, salvatelo virtualmente, dico. Salvate il soldato salvatelo virtualmente. Salvo i Pink Floyd. I Pink Floyd, Laura? Ma io forse allora proprio i Queen. I Queen? Dai, bravo, grazie. Sì. Perché ero indecisa. Sì. E un'altra domanda, sempre musicale, poi basta che la musica che lo vedo che mi metto un po' in difficoltà. No, però, che ci sto fino a domani. Difficile portare solo 4 brani stasera? Sì, beh. No. Ho messi un po' alla prova. Io personalmente ne avevo alcuni, poi cancellavo, poi li mettevo. Sì. Quindi insomma un po' difficile. E questo ci piace, veramente. Io volevo portare un brano di Jeff Buckley che si chiama Lover Should You Come Over. È fantastico, meraviglioso. Sono stato combattuto fino alla fine, poi ha vinto mio Daniele. È difficile. No, è difficile, mi rendo conto. Quando l'ho fatta io, perché ho dovuto sostituire un ospite che non è venuto, non sapevo che cazzo portare. E io ne portavo 8. Perché ero da solo, quindi era ancora più semplice, era ancora più semplice. Allora, lui è Carlo, che ci scrive da Arenzano. Ha passato tutta la stagione scorsa in macchina, in una piazza dove c'era il wifi, per non perdere una puntata di Dopo Cena col computer acceso, la macchina accesa, tutto bardato, il computer sulle gambe per vedersi le puntate di Dopo Cena perché era l'unico posto dove prendeva il wifi. Che figata, grande. E questo, grande, stasera sta a cena fuori, la recupera Toscano. Su YouTube. Contro selfie con Carlo. Sì, assolutamente. In Toscano si dice grande Carlo. Bravo Carlo, torniamo in diretta adesso anche sulla radio. Still Loving You, Scorpions, in diretta su Radio Cigliano. È il terzo pezzo che Barbara Sacchelli porta alla vostra attenzione. Nei fuori onda andatevi a riprendere la puntata su Facebook, perché ci siamo divertiti a parlare delle loro esperienze musicali come ascoltatori. E se volete le potete andare a recuperare sul canale YouTube Radio Cigliano, dove domani, il 21 giugno 2019, questa puntata sarà premierata alle ore 14 e poi conservata lì a imperitura memoria. Io inizio già, perché manca ancora un bel po' alla fine, manca ancora quasi un'ora, però voglio iniziare a ringraziare tutte le persone che ci stanno mandando i loro controselfie e che sono state insieme a noi, perché veramente tra l'altro faccio adesso una domanda di Sara, perché siete stati sempre con noi, non ci avete abbandonati anche mentre ci stava tanta altra concorrenza in televisione, e questo è veramente bello, vuol dire che veramente siete appassionati. Domanda di Sara, che scrive da Verona: se poteste scegliere quale personaggio anime o attore attrice avreste voluto doppiare che invece non avete doppiato? Barbara. Un personaggio castico, io ce l'avevo, io volevo fare Spock e poi l'ho fatto. Io volevo fare Spock. È un anime, perché sì, è un anime. Spank, figata. Chissà se l'hanno rifatto. Sì, l'hanno rifatto. Ma non l'hanno presa in considerazione. Vabbè. E consideratela, perché è bravissima. È veramente brava. E Giuseppe? Io avrei voluto doppiare, che non lo fa perché è impossibile, non lo posso fare. I film di Eddie Murphy. I film di Eddie Murphy proprio? Eddie Murphy nei film di Eddie Murphy. Questi sono i sogni che abbiamo, no? I nostri sogni. Laura, tu qual è il tuo sogno? Cosa ti piacerebbe doppiare? Forse una cattiva della Disney. Quindi non la principessa. No. L'antagonista. Sì, l'antagonista in un film Disney. Un'Esmeralda, sì. Come si chiamava quella della sirenetta? Ursula. Ursula era figata, veramente figata. Bene, Malefica bella, veramente. Sì. Vi rispondiamo se ci mandate. Oh, ci siamo arrivati. Vedi. Vedete che piano piano l'ho trovati veramente. Allora, noi abbiamo qua da farvi vedere due cose. La prima, eccolo! La prima è il nostro contro selfie. Devo chiudere un po' di cose perché ce n'ho veramente tante. Allora, eccolo. Questo è il nostro contro selfie di giornata. L'abbiamo fatto qui seduti alla radio, come vedete. Fatto sono io. Dove siamo l'ha fatto Barbara, con la prospettiva inversa, quindi con la telecamera che non c'è, che dovrebbe essere da quella parte. Ci ho messa io. Con la telecamera che non c'è l'ha fatto Barbara e un attimo prima di fare la diretta. Quindi è il contro selfie. E poi invece questo ce lo descrive Barbara. Oh, questo è il mio maestro, quello sulla destra ovviamente, quell'altra sono io. Un po' di anni fa, è il mio maestro di canto. In realtà questo non è molto tempo fa, però lui mi invitò a una serata dove ero in giuria addirittura, e lì eravamo sul palco dove lui mi presentava e io cantavo. Lui è il mio maestro di canto, che il mio bello. Primo maestro di canto. Io avevo si chiama?
Enrico Gavarini. Enrico Gavarini, grazie di essere con noi, grazie di aver mandato il controselfie. E io stavo messaggiando con lui che mi diceva: ti ho mandato la foto, ti ho mandato. E io dicevo: sì, e piano piano ci arriveremo. Qui col cellulare. Piano piano dovresti vedere Enrico che c'ho qua, ma loro lo vedono. Sto sì, un po' impicciato con un po' di cose, diciamo. Esattamente. Allora, terzo pezzo di Laura. Allora io ti dico la numero 3. La numero 3. Ah, vedo che pure tu hai un'anima cattivella. Attenzione. Un'anima tosta, eh. Raccontami il perché di questa anima tosta. Vedi? Perché? Perché è il lato. È il lato ombra di me. Allora, il lato quello un po' nascosto. È il lato nascosto. Quello che non si vede. Che credo che ognuno di noi abbia, no? E com'è il lato nascosto? Raccontami un po', perché abbiamo 1:16 di intro, su cui possiamo parlare, quindi abbiamo un po' di tempo. Raccontami un po' questo lato di Laura, un po' metallico, se possiamo dirlo in questa maniera. Com'è? È il lato un po' scuro, diciamo, sì? Così. Un po' il lato scuro della luna, Dark Side of the Moon, bello, vero? Sì, sì. Perché è vero che sono una persona estremamente solare, sempre positiva, ma in realtà dietro tutto questo c'è una sfumatura un po' più scura, appunto, un po' più scura, no? Che è quella che ci accompagna forse nei momenti un po' più intimi. Certo. E questa sfumatura scura serve nel lavoro? Cioè serve avere anche dei toni che sono un po' diversi, diciamo, da quelli normali, dei toni secondo un po' me... messi celati da parte, che ogni tanto magari li tiri fuori, serve secondo anche questo, sì. Vero? Ragazzi, è bella questa cosa, ci piace molto. Allora, abbiamo i nostri amici che sono molto pop, ma sono anche rock. Sì. E questo è un pezzo rockissimo. Siamo nel 1984, loro sono i Metallica. È il terzo pezzo che Laura Madei porta alla vostra attenzione oggi a Dopo Cena Con. E si chiama Fade to Black. Ragazzi, devo... Allora, sappiate una cosa, che durante questi 3 mesi la radio continuerà a esserci, gireranno le repliche. Sappiate che mi ci dedicherò molto poco, perché sono sdrumato, sono a pezzi, veramente sfondato. Allora, siamo un po' indietro, quale attore, queste l'abbiamo fatto. Vediamo un po', c'è anche Carl che ci sta seguendo da Filadelfia. Evviva, grazie, siamo molto internazionali. Allora, stanno parlando un po' tra di loro, vediamo un po'. Volevo chiedere se anche Laura e Barbara doppiano in Orange is the New Black. Vi è capitato di lavorare sì, in quella serie? Sì, no. Sì, io tu sì. No, tu sì, perché sì. È una serie molto femminile, quindi ci sì. Stanno tante colleghe che hanno lavorato. Pure confermato che oggi... Chi è? Ha fatto qualche ruolo. Sta zitto che ci sta Lavagnino che fa un personaggio trans. Ma vedi? Sì, sì. E che quindi parlo tutto così. Perché è trans, è uomo, è maschio. Non mi ricordo come si chiama il personaggio, però è un transone che sta lo là dentro. Subito. Sì, Tiziano, siamo all'ultima puntata perché per problemi familiari devo chiudere qui la prima puntata che avevo già programmato, è già pronta la puntata che sarebbe andata lunedì, anticipandola addirittura da giovedì a lunedì, ma non è possibile andare in onda, quindi torneremo in onda, no assolutamente no, quindi torneremo in onda a ottobre e sarà la prima puntata del Dopo Cena Con, la spostiamo semplicemente, non vogliamo far torto a nessuno. Ma io ti faccio una domanda a te. Sì. Perché questo programma, questa cosa che fai, questo programma, si può dire? Sì, è un programma. Sì. Allora, dopo cena con e il dolce non ci sta. Vero. E dopo cena è il dolce. È perché vero. Io, allora, vi faccio subito, mi sfruculiate, vi faccio la domanda e inizia Giuseppe. Giuseppe, dolce o salato? Porco, Gino, sei pazzo. Rispondo guarda. Io! Voi ce l'avete, dai! Laura, rispondi. Dolce! Barbara! Salatissimo, pizza forever! E Giuseppe? Vince il dolce. Allora, mi hai detto salato, giusto? Primi o secondi, Barbara? Primi. Giuseppe, primi o secondi? Primi. Sì, primi. Primi o secondi. E qual è il vostro primo deputato? Quello che dite proprio, oh, stasera io mi voglio mangiare una bella... Cacio e pepe! Carbonara. Ah, vedi? Piatti romani. Però aspetta, pallottine cacio e ova. Parlano i cosi con le pallotte. Aspetta. Che le sagnette con le pallotte. Lasagnette? Le...
staccato. Sagnette. I maccheroncini con le pallotte. Boh, cioè che sarebbero delle polpette. Le piccole pallottine, quelle. Ah, vabbè. Numero uno. Se dico una cosa toscana, allora i tordelli con ragù. Da noi ci sono i tordelli, ci sono i tortelli. Perché si chiamano tordelli, chiusi con la forchetta. A me anche la lasagna non dispiace. Neanche a me quella. 20 secondi, Barbara, sei brava in cucina? No. No. A pulirla, sì. Laura, sei brava in cucina? Sì, mi dispiace non avere sempre tempo per fare niente. Perché torni sempre a casa molto tardi e fra un po' diremo perché. Giuseppe, c'è qualcuno bravo in cucina per te? Quanto so bravo in cucina. Quanto so bravo. Grande. Torniamo in diretta con i nostri amici. Abbiamo ancora un po' di tempo per parlare anche di questo e per restare insieme prima della prossima rubrica che sapete già qual è. Metallica, Fade to Black, l'anima nera, The Dark Side of the Moon di Laura Amadei, in diretta su Radio Cigliano quando si sono fatte le 23.07 e siete a dopo cena con Giuseppe Ippoliti, Laura Amadei e Barbara Sacchelli. L'ultima puntata della... Stai a leggere? È certo che leggo. E che la so a memoria? Scusate, d'altronde questa dovrebbe essere radio, d'accordo? E in radio è come al doppiaggio, perché voi imparate a memoria il copione? Scusate. Ma c'ha ragione, comunque dai. A me il doppiaggio, se me levi il copione, io ho finito. Non so, ma anche se mi dici devi dire buongiorno e non ho il copione sotto con buongiorno, viene una merda. Poi mi scrivi a penna su un foglio buongiorno, me lo metti sul leggio e improvvisamente viene bene. Quindi il bello della radio, questa poi è radiovisione, ma il bello della radio è che ci uno stanno può, i fogli. Può recitarla. Il gobbo di carta. C'hai i fogli per dirlo. E visto che c'ho i fogli, prendiamoli, perché non prenderli? Prego. Siamo in diretta, come ho detto prima, e ci hanno mandato il loro contributo su voci.fm, che non è un'agenzia, non è uno studio di registrazione, non realizzano produzioni audio, ma mette in contatto diretto i professionisti che lavorano con la propria voce con le aziende che la stanno cercando. È un servizio gratuito e noi siamo in diretta anche sulla loro pagina www.voci.fm. è staccato tutto? Sì, è staccato la musica. Ti giuro, non si senti adesso? Poco, sì. È cambiato qualcosa. Allora, non so, non sono stato adesso io. Sì, eccola qua. Stiamo facendo un disastro oggi. Ragazzi, ma facciamola tutta telecamera. Voce FM, l'ho detto. Sì, allora, voci animate, un brand ideato da James Garofalo, che è stato più volte direttore artistico in occasione di eventi legati al mondo del doppiaggio. Agisce come intermediazione tra l'organizzatore dell'evento e gli ospiti, assumendone la totale gestione. Volete i doppiatori ai vostri eventi oppure siete doppiatori e vi hanno invitato evento, rivolgetevi a www.vocianimate.it. E invece farà un sunto di questa puntata e lo pubblicherà su la pagina Facebook Roba da Doppiatori. Il loro claim è: diamo voce alle voci. Seguiteli sui loro social, troverete interviste, meme contest e tanti altri contenuti per valorizzare il doppiaggio. E proprio Roba da Doppiatori vi mette davanti a questa situazione. Ha isolato un personaggio per ognuno di voi. Per Giuseppe Ippoliti, Kevin di Paradise Police. Mentre per Barbara, Juliet di Una Mamma per Amica. E Laura Amadei, Miri Londa. Allora, chi vuole cominciare? La domanda è questa: interpretare questi personaggi, che cosa è stato difficile, è stato complicato e vi ha dato soddisfazione? Sono stati soddisfacenti per voi? Chi vuole cominciare? Laura, dai, comincio che sto qua vicino a me. Guarda, mi ha dato molto molto soddisfazione, perché intanto sono stata diretta da un gran direttore, Rodolfo Bianchi, quindi è stato bellissimo lavorare. È un film d'autore, molto molto bello. Sviluppa il tema della nascita del nazismo da un gruppo scolastico, quindi dimostra come basta niente che si può creare l'ideologia nazista soltanto tramite l'aggregazione, tramite il voler sentirsi parte bella di un tematica, gruppo. Bella tematica, sì. Un film che consiglio, bellissimo. Giuseppe, invece, facciamo rivedere l'immagine. Tu, Kevin di Paradise Police. Allora, innanzitutto devo ringraziare infinitamente Giorgio Bassanelli che mi ha proposto per questo ruolo,
E Kevin è stato tostissimo perché è un personaggio che parla tutto quanto così e poi voleva fare questo e allora e poi parla in questo modo tutte le puntate. Bucio di culo, È stato fighissimo. Poi diceva 68.000 parole al secondo. È stato molto bello. Tra l'altro questa serie fa pisciare sotto dalle risate. Andatela a vedere, ogni 3 secondi c'è una parolaccia, però... Vabbè, ma queste ci fanno anche un po' piacere, ci hanno un po' rotto i cartoni animati buonisti, veramente. Sì, Barbara, rimettiamo subito l'immagine, tu sei con Juliet di Una mamma per amica. Guarda, tu prima chiedevi a noi, ma ve li ricordate tutti? Io questa non me la ricordavo. Ah, questa non te la ricordavi? Ci hanno beccato, è una veramente, deve essere stato un personaggino piccolino che ho fatto... In un turno con una società che faceva, si può dire la società, sì, sì. L'Upmice, e faceva Una mamma per amica, ma io avevo cominciato tipo, questo forse del 2006, io ho cominciato nel 2005. Quindi è una delle prime cose. Madonna, sì. Proprio, quindi grazie che me l'avete riportato. Avevano sentito di fare il delfino e ti hanno messo qua. Ricordatevi sempre che se avete bisogno per l'Imaie di sapere che cosa avete doppiato, basta mettere su Facebook "mi aiutate amici" e questo succede e vi aiutano immediatamente. Voi siete come lo utilizzate Facebook? È una vostra bacheca? È un fan club? Date l'amicizia a chiunque? Partiamo da Barbara. No, non do l'amicizia a chiunque, purtroppo per motivi miei. È una bacheca dove scrivo un po' di tutto, metto un po' di lavoro, un po' i video dove canto, un po' cose che sento io, foto, selfie, di tutto, cioè di tutto e di più, minchiate, di tutto, proprio. Quindi è privato? Sì. È abbastanza, per gli amici? C'è anche, per gli amici, ma c'è anche del lavoro, ho messo anche dei certo. personaggi che doppiavo, canzoni che canto, no, c'è un po' di tutto. Giuseppe? Beh, io utilizzo Facebook... per contattare un po' i miei amici lontani e vicini, ma soprattutto per come pubblicità, non okay. come cosa privata, non Perfetto. Metto foto mie private, non, c'è poca roba. E Laura? Sì, anch'io lo uso per la pubblicità, anzi in realtà l'ho creato sempre per quella cosa di cui diciamo parliamo dopo. Ma adesso ne parliamo. Nasce per questo, perché tu accanto alla attività del doppiaggio, del teatro e di quant'altro, ti sei ritagliata un qualcosa di emozionante, di coinvolgente, di pazzesco veramente. Parlami un po', la danza. Tu che cosa fai? Com'è nata questa passione? Da sempre, solo che da bambina si va, no? Come tutti i bimbi, o fanno arti marziali o fanno danza, no? Da okay. piccoli. Quindi è nata come nasce per tutti i bambini. Sì, sì, e mi piaceva tantissimo. E poi per un periodo l'ho accantonata perché studiavo, durante l'università non riuscivo a portarla avanti. E mentre finivo l'università c'era questo tarlo che avevo proprio, che era il tango, e ho detto no, io prima o poi lo devo provare, un giorno ho detto senti basta, vado a fare una prova. E da allora è stato amore casa a prima tua, vista, casa tua, casa mia, casa come tua. Se l'avessi sempre ballato. Tra l'altro io devo ringraziare Laura perché per essere qui stasera si è dovuta far sostituire, ha dovuto fare un casino pazzesco, quindi veramente grazie. Questo vuol dire che alla fine grazie veramente, perché io sono contenta di essere ma io pure qua. Però poi ognuno c'ha da fare, c'ha i cazzi suoi e non è detto che la sera siamo sempre tutti liberi. Questo quando molti di voi mi dicono ma perché non inviti quel doppiatore, perché magari c'ha i problemi suoi o forse non vuole proprio venire, quindi cerco di invitare tutti quanti e ci piace questo. Quindi bello. Insomma, nasce la passione per la danza e adesso tu dove lavori? Io adesso gestisco addirittura, sono arrivata sì. là da quello che era una prova così. Gestisco una scuola storica di Roma dove tra l'altro ho fatto la mia primissima lezione di danza. Bello, bellissimo, bellissimo, bellissimo. A un certo punto quindi c'è stato proprio un passaggio di consegna e sono 2 anni che gestisco il Tango Bar, che è una scuola che sta al Pigneto. Ah, quella di cui mi parlavi un po' di tempo fa. Sì, e dove insieme al tango tra l'altro stiamo cercando anche di abbinare un sacco di altre cose che sono arte e cultura, perché se per me è tutto insieme. L'ho sempre visto così. Bella sta cosa, quindi non si limita soltanto alla danza, al tango ovviamente. No, il tango ovviamente è centrale, certo, sicuramente però è centrale. Però l'idea invece, il progetto che sto cercando di portare avanti è proprio quello di mettere vicino al tango tante altre realtà che sono sempre artistiche ovviamente. Bellissimo, e quindi se qualcuno è curioso,
che può fare? Una lezione di prova? Può venire a vedere? Può interessarsi? Sì. E come fa a trovarti? Con la tua pagina Facebook? Pagina Facebook dove mi chiamo appunto Laura Tango, non attenzione, a caso! Che oggi la volevo io, ma ha dato l'amicizia, d'accordo? Io ho vista, però non ho memorizzato Laura Tango. Oggi la volevo taggare e non ci sono riuscito perché Laura Amadei non c'è. Non infatti non esiste, c'è perché Laura Tango. Il profilo Facebook l'ho aperto per quello, perché ma non solo per ce la puoi tangare, se vuoi. Sì, sì, la tanghiamo. Attenzione che poi può essere tutto, il tanga si strappa a volte. Si mangia pure a volte. Ah, è vero, sì, ci sono delle cose. Quindi insomma, oppure che cosa possono cercare i nostri oppure amici? La pagina Facebook sempre Tango Bar. Oppure il nostro sito che è www.tangoargentino.it, perché mamma mia, bellissimo. È il primo sito di Roma. www.tangoargentino.it, mi raccomando, andate, siate tanti a informarvi, perché uno può anche andare lì e poi dire no, non mi interessa, sì. Ma magari vai lì che non sei convinto, dici buon, e poi improvvisamente ti scoppia la passione come è scoppiata a Laura, che è una figata. Ma tu fai anche, come si chiamano, gare, serate, sì, cose? Sono stata, si può dire? Lo devi dire. No, no. Sono stata l'anno scorso campionessa regionale di Milano. L'anno scorso? Ma che figata, mia bravissima. Sorella è differente. Per me è bravissima, mia. Bella soddisfazione, sì, vero? Sì, sì. Bella soddisfazione, bello. Ti sei divertita. Sì. Insomma, dove, vedete, come ha detto lei, probabilmente se non avesse fatto l'attrice adesso sarebbe lì. Probabilmente saresti, sì, lì, sarebbe sì. Quella a casa tua. E dov'è? Io ti faccio una domanda brutta e tendenziosa, brutta e cattivo sono. Dove sei più a casa tua? In sala di doppiaggio o in sala da ballo? Entrambe. Giuro. Non l'ho fregata. No. Non l'ho fregata. Stanno sempre là. Lo so, stanno sempre là ed è vero. Ragazzi, come dico sempre, e penso che siate d'accordo con me anche voi, le passioni non devono restare nel cassetto, no? Uno deve esatto. Cercare di portarle avanti. Poi, magari non ci riesce. Perché non è detto che ci riesci. Però se non la sei lasciata nel cassetto non saprai mai. Se è possibile o no. Esatto. Almeno provarci. Provarci, veramente provarci. Anche contro tutto e tutti. Assolutamente. Sempre. Sempre, ma più che altro in linea con se stessi, che sì. Dici, sì. Vero? Che è questa sì. La cosa veramente importante. In diretta su Radio Cigliano 23:18, dopo cena con Giuseppe Ippoliti, Laura Amadei, Barbara Sacchelli, siamo arrivati al momento del questionario di Proust. I nostri amici un po' tremano, ma è facile. Per chi non era con noi e che non ci ha mai visti, Proust nei primi anni dell'Ottocento, prima metà dell'Ottocento, aveva una amica adolescente come lui che gli propose delle domande trovate su una rivista inglese. Lui diede delle risposte, mise via il tutto. 20 anni dopo ritirò fuori, trovò casualmente, senza guardare le risposte che aveva dato 20 anni prima, rispose nuovamente. E di che cosa si accorse? Si accorse che le risposte erano diverse, perché la vita ti cambia, perché dopo 20 anni c'hai altre idee, c'hai altro tutto, e 20 anni loro erano... importanti. Quindi fra 20 anni dobbiamo rifare la puntata. Sì, fra 20 anni dobbiamo rivedere come va e che cosa è successo. Io l'ho un po' che c'è scritto qua? C'era pure un altro che diceva fra 20 anni. Aspetta, chi era? Mi metto gli occhiali. Mario Magnotta. Ah già, c'era fra 20 anni mi sposo mia figlia. Bravo, Mario Magnotta, che era delle parti due, sì, dell'Aquila. Giovinotto, mi dia una mano Mario. Che non ci vedo. Allora, io voglio sapere chi di voi comincia, ma tanto poi vado a giro. Chi vuole cominciare la prima domanda? Ecco. Va bene, è andato Giuseppe. La indovino con una. E allora, signore e signori, cambiamo, vi metto una bella base emotical, perché questo è il questionario di Proust per Giuseppe Ippoliti, Laura Amadei e Barbara Sacchelli. Nel frattempo passano moto e macchine. Giuseppe, il tratto principale del tuo carattere? Socievole. Barbara, il tratto principale del tuo carattere? La solarità. Laura, il tratto principale del tuo carattere? Energica. Barbara, il tuo principale difetto? Sono a rompicoglioni. Laura, il tuo principale difetto? Testarda. Giuseppe, il tuo principale difetto? Stasera è dura, eh? Ti suggerisco? Che... Ce l'ha. Parlo poco. Laura. Mica un difetto. La qualità che vorresti avere?
Più intraprendenza. Giuseppe, la qualità che vorresti avere? Puoi dire anche la stessa, eh? Sì, sì, più intraprendenza. Barbara, la qualità che vorresti poter avere? Poter mangiare senza ingrassare. Giuseppe, grande. La tua occupazione preferita? In che senso? Non ho capito. La tua occupazione... Che gli devo dire? La tua occupazione preferita? Cioè, che è Pia della Coprust? La tua occupazione preferita? Non ho, fammela, passo. Barbara, la tua occupazione preferita? L'arte in generale. Laura, la tua occupazione preferita? Sì, l'arte. Giuseppe, la tua occupazione preferita? L'arte in generale. Ok. Barbara, cosa detesti più di tutto? Che mi si faccia passare da scema. Laura, cosa detesti più di tutto? Essere presa in giro, più o meno. Giuseppe, cosa detesti più di tutto? Non ho capito. chi si approfitta? Laura, la qualità che apprezzi in un uomo maschio? La sensibilità. Giuseppe. Un uomo maschio? Sì. Il rispetto. C'è pure un uomo femmina. Barbara. Il rispetto. Lui o io? No, Barbara. E io, anch'io la sensibilità. E Giuseppe, la qualità che apprezzi in una donna? Il rispetto. Barbara. La collaborazione con le altre donne. Laura. La complicità. Barbara, cosa apprezzi di più nei tuoi amici? La lealtà. Laura. Sì, la lealtà, il legame. Giuseppe. La lealtà, sì. Laura, il paese dove vorresti vivere? Se non l'Italia, la Spagna. Giuseppe. Avezzano. Barbara. O la Spagna o la Francia. Giuseppe, il tuo... Madonna, e quando finiamo? Quando usciamo? Zitto, zitto, che qui devo capire, silenzio. Giuseppe, il tuo eroe nella vita reale? Porco, ci ho messo il pazzo. I miei genitori. Barbara. Momento di egoismo, me stessa. Laura. Il mio maestro di tango. Barbara, il tuo motto? Il mio motto è: nella vita l'importante non è partecipare, ma essere colpevoli. Laura. Vivi e lascia vivere. Giuseppe. Sta a posto. Laura, vero? Sì, Laura, il tuo sogno di felicità? Essere serena. Giuseppe. Passo. Barbara. Stare bene, aiutare e aiutarmi. Giuseppe, il tuo colore preferito? Devo dire felicità. Laura. Ah già, te passavi, ma lo vuoi dire, sì. Sì, sì, il tuo sogno di felicità? Vivere l'attimo. Giuseppe, il tuo colore preferito? Azzurro. Barbara. Verde. Rosso. Laura. Barbara, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Armati di tanto coraggio e vai avanti. Laura. Di stare più tranquilla. Giuseppe. Non ti preoccupare di niente, vai tranquillo. Laura, come vorresti morire? In pace. Giuseppe. De risate. Barbara. Dormendo col sorriso sulle labbra. Ce l'abbiamo fatta. Era il questionario di Proust per Giuseppe Ippoliti, Barbara Sacchelli e Laura Amadei a Dopo Cena Con del 20 giugno 2019. Sono le 23:25, siete in diretta su Radio Cigliano. Io sono Alessio Cigliano, vi do intanto inizio a chi sta andando via a ringraziarvi per essere stati con noi per una stagione intera, 35 puntate che abbiamo passato insieme, belle, con tanta partecipazione di Dopo Cena Con. Non finisce qui ovviamente, si andrà avanti la stagione successiva, ma nel frattempo ci prendiamo il nostro meritato riposo. Voi siete grandi, rimanete sempre su Radio Cigliano, scaricate l'app per iOS e Android sul vostro telefonino. Giuseppe, l'ultimo brano qual è? Allora, l'ultimo brano è il numero 4. Ce lo so anch'io, volendo lo so. È il numero 4 che io metto ogni volta che esco da una sala di doppiaggio e... Ma dai, no, che esco da una sala di doppiaggio e mi hanno dato un ruolo di un personaggio che non sia uomo 1, uomo 3, poliziotto 4 e che soprattutto non muore al terzo anello, perché quando ti chiamano fanno: ah bello, fai il doppiatore, ma che ruoli fai? I cacci morti
dai palazzi, cioè, però ha fatto i migliori morti ai più bei tutti, film. Sei morto in tutte le maniere. Ma non puoi capire, cioè, proprio i film fichissimi al cinema, il più bel morto l'ho fatto io. Cioè, le coltellate, le bottigliate, ma che personaggio, ma sapete quel morto dietro che scoppia, quello ero io. Ma quella, la frase quella topica, topica ho detto, quella che moriremo tutti. Io l'ho detta, per mai capita, moriremo tutti. Ah, l'unica certezza. L'horror. E quindi insomma, invece, quando ti danno un ruolo, ascolto questa canzone che in dialetto, diciamo, si tradurrebbe stambraccia a Crist. E stambraccia a Crist, Avezzana, significa che stai al sicuro, non ti preoccupare, perché ormai comunque sei il padrone del mondo, sei riuscito a fare questa cosa, non ti può fermare più nessuno. Ok? E la traduzione italiana è nel grembo di Dio, significa questo. E allora ce l'andiamo ad ascoltare. E per ascoltarcela ci andiamo a sentire, ragazzi, questo è un live, tra l'altro, i Queen, il pezzo è del 1974. Chiudere con i Queen la tua selezione ti fa onore, perché veramente sono una delle band che io preferisco e che anche i nostri ascoltatori ascoltano bene. In The Lap of Gods, Queen, in diretta su Radio Cigliano. Vabbè, grande. Allora, c'è tanta gente, come dicevo prima, che vuole avvicinarsi a questo lavoro, ma c'è anche tanta gente che denigra questo lavoro, ok? Io penso che sia una polemica vecchia ormai, perché ognuno ha la facoltà di vedere, esatto, e di cambiare. Ma voi trovate che il doppiaggio, parto da Barbara, trovate che il doppiaggio sia un tradimento dell'originale, un arricchimento o cosa? Cos'è il doppiaggio? Il doppiaggio in Italia è un arricchimento, se fatto come diciamo noi, insomma, è un arricchimento. È assolutamente un arricchimento. È un più, è uno strato in più. È un più, sì, sì, che a volte è anche migliore dell'originale. A volte è a vero. A volte sì. Laura, secondo te? Sì, è come dare un'opportunità in più. Io dico sempre, è come andare in libreria, io posso decidere di leggere il testo tradotto o quello originale, è una, certo, mia scelta. Certo, è una tua scelta e quindi hai la possibilità, esatto, di fare la tua scelta. Aggiunge una possibilità. Di fare la tua scelta. Giuseppe? Una volta il mio carissimo amico e collega Massimo Areso mi disse una cosa, che secondo lui il doppiaggio doveva essere uno schermo trasparente attraverso il quale noi fruiamo di questo prodotto. Io penso che in realtà ognuno ha la sua scelta, perché se una persona è infastidita dal doppiaggio perché vuole ascoltare l'originale, è come chi vuole leggere Shakespeare leggendo le sue parole vere, oppure chi vuole leggere, come se traduci Dante in inglese, magari io voglio leggere le parole di Dante e non me ne frega di quello in inglese, quindi lo rispetto, però penso che secondo me il doppiaggio sia un arricchimento a livello culturale, perché tante cose non sarebbero potute essere, voglio dire, sdoganate, ma non è la parola giusta, tante persone non l'avrebbero mai, io non mi sarei mai andato a cercare una cosa in inglese, non me ne frega, invece così ce l'ho già tradotta e secondo me è un potentissimo veicolo culturale. Quello è il libro, no? Anche interpretata, certo. Abbiamo dato la sfumatura, abbiamo fatto, come dico sempre io, quello che l'autore originario voleva, cioè che così al volo si capisse subito perfettamente la sua opera, senza nessun tramite mezzo, filtro in mezzo, che è quello della lingua non nostra, evidentemente. Bella risposta, mi piace. Noi torniamo in diretta anche con la radio per accomiatarci da questo brano. In The Lap of Gods, Queen, alle 23.30 in diretta su Radio Cigliano. Cigliano è l'ultimo, vi sbaglio tutto, guardate, sbaglio pure il nome mio, quindi c'è un paesino vicino a Mezzano, si chiama Celano. Ah, Celano. Vabbè, c'è anche un'uscita dell'autostrada verso Vercelli che si chiama Cigliano proprio. Attenzione. Che è carina, ci sta proprio un paese. Mi hanno fregato il dominio internet negli anni 90, quello che volevo fare io, cigliano.it. Ultimo pezzo di Giuseppe Ippoliti, che ha portato oggi tanta bella musica, tanto bel cuore, ma che stiamo ascoltando anche nei fuori onda con tante belle parole, quindi continuate ad ascoltarci sulla radio se siete sulla radio, ma magari venite a vedere domani alle 14 la premiere sul canale YouTube Radio Cigliano. Allora, c'è un nostro amico che ci ha scritto perché ha fatto il trasloco e per 3 settimane ci mandava le foto buie perché non gli arrivavano i lampadari perché da Milano si è trasferito a Genova ed è Giuseppe. Adesso ci sta facendo
facendo vedere con prova provata che i lampadari sono arrivati. E ci dice anche che Laura ha doppiato la ragazza a destra nel film francese La Classe. L'ho apprezzato molto. Che ricordo hai di lei? Che era una non professionista. Ah, vedi, non lo sapevo. Una non professionista. Non lo sapevo. Una meno a te. Anzi, non sì. No, che lei fosse, cioè mi ricordo il film La Classe, non ricordo benissimo tutta la trama, ma soprattutto non pensavo che lei fosse una non professionista. Vedi, a volte ci sorprendiamo delle cose, perché se non te ne sei accorta vuol dire che era efficace, brava. No? Che era brava. Sì. Ragazzi, voi avete iniziato a doppiare, contraddicetemi se sbaglio, correggetemi se sbaglio. Voi avete iniziato a lavorare quando la pratica delle colonne separate era ormai abbastanza diffusa, giusto? O avete già lavorato parecchio, se riuscite a lavorare parecchio con insieme ad altri colleghi? Anche insieme, altri. Anche insieme. Sì, sì. Questa cosa della colonna separata, che è comoda perché ti permette di essere liberato, aspettato, di fare più turni in uno, di piazzare il turno quando vuoi tu. Ma la trovate, come la trovate voi? Funzionale? Vi piace o no? Per chi non è pratico di doppiaggio, noi doppiamo da soli la nostra parte. Se siamo fortunati con in cuffia il nostro collega che ha già doppiato, altrimenti proprio da soli, e poi tutti si aggiungono, missano e viene fuori quello che sentite. Che ne dite? Beh, io ti posso dire che se doppiamo in colonna separata e nessuno ha registrato e tu sei il primo, quello che cerco di fare sempre io è farmi emozionare dall'attore originale. Quando invece qualcun altro è già stato doppiato, io ho la persona con cui dialogare. È difficilissimo se non è in sala, perché io cerco di farmi emozionare sia dall'attore originale che dalla persona che l'ha già doppiato. Perfetto. Meraviglioso quando sei insieme, perché quella vibrazione che ti dà la persona che ti ha accanto, ma solo perché ti ha accanto, si sente. Sì. Posso dire che è più facile, però devo dire che è più bello, è più magico, è più vibrante, è più pieno, è più sognante, è più emozionante. Tutto che fa rima in ante, insomma, tutto l'ante ce l'abbiamo nella colonna insieme e non quella separata. Barbara. Allora, facendo parte appunto di quella che si dice la terra di mezzo, no? Io l'ho nominata così. A volte ti trovi da sola, a volte ti trovi con tanta gente. Sì. Quindi quando ti trovi spesso con tanta gente, arriva il momento in cui magari stare da sola ti fa anche un po' bene. Quindi a volte le colonne separate non sono così malvagie. Okay. Però è ovvio che avere la controparte, quell'unica persona che parla con te, insomma, è bello perché prendi le sue sfumature, ti ci amalgami con il suo sentimento, col suo sentire, con quello che lui o lei che sia ha da dare e quello che hai da dare tu. Eh certo. Laura? Sì, potrei dire in poche parole: la colonna separata è più comoda, più veloce, più comoda, più efficace, ma stare insieme al leggio con due o tre è più umano. È più umano, è quello che dico anch'io, cioè è quello che è come abbiamo sempre lavorato, ragazzi, accavallandoci e trovando la maniera per non sporcare il collega, per riuscire a ritardarla un pochino, l'abbiamo sempre fatto. È bello, devo dire, è difficilissimo farlo oggi, è complicato veramente. Ma anche in musica si usa, no? Registri un album, tracce separate significa che entra prima il batterista, poi entra il bassista, poi i chitarristi e poi il cantante alla fine. E poi magari qualche traccia te la fanno anche a Londra, perché la mandi il tutto a Londra e te lo uccidono in un'altra sala, no? Praticamente. Però c'è chi ha la possibilità, magari in uno studio di registrazione ci sono diverse sale, ogni musicista è in una sala e tutti si registra insieme. Si può fare anche questo. Si può fare è anche più questo. Difficile perché bisogna andare all'unisono. Certo. Bisogna fare quello che non siamo più abituati a fare, perché siamo tutti con le battute in te nella cuffia e ascoltare, è vero, ascoltare. E ragazzi, arrivare in una sala di doppiaggio, entrare e mettersi ad ascoltare, quanto è stato importante per la vostra formazione? Assistere, dice? Ascoltare, arrivare lì, sedervi, che si poteva fare, adesso è difficilissimo. Ma come sedervi e stare lì ad ascoltare. Magari non avevi il turno, oppure avevi una piccola cosa e ti fermavi per lavorare per ascoltare chi stava lavorando. Quanto vi è servito? Giuseppe, quanto ti è servito? Io ho assistito un anno e mezzo e...
in queste assistenze io ho vissuto, cioè io assistenze poi no? Sì. Io ho vissuto vivevo un altro film, perché è come se fai un'università, non te lo so spiegare, è come se tu stai là e sì. Sono cose che non ti non... allora se tu fai, io posso fare pure 60 corsi di doppiaggio, quella cosa là non è di, io non sì. È un'altra cosa, e quello è un altro corso che devi fare, cioè devi andare a assiste, non ci sta niente da fare. Sì, sei fortunato se vai ad assistere in tanti turni. Io mi sparavo tutti i primi, perché i primi non ci stava nessuno che veniva là, posso assistere, non c'era. Tutti a dormire, quindi tutti andavo, che stavano a dormire. Io invece, mi sparavo tutti i primi. Invece porca miseria quanto è importante io veramente vivere la sala, bisogna l'aria muoversi. Della sala. Sì. Un sogno. E si ruba, bonariamente, carinamente, sempre, vi faccio una domanda difficile, non solo dagli altri, ma anche da se stessi. Io queste cose non le capisco. Cioè, rubare dagli altri si capisce, guarda come l'ha fatta. Rubare da te stesso, che fai una cosa e dici, urca che m'è uscito. Sì. Capito? Sì. E dici, aspetta un attimo. E succede tutti sì. i giorni, tutti i giorni succede. Che tu dici, aspetta, no? La provi, la pensi in una maniera, poi esce un'altra cosa, a volte non è per niente efficace, ma a volte dici, aspetta, ma io l'ho pensata in una maniera questa battuta e mi è uscita in questa maniera che c'ha una efficacia diversa, però comunque funzionale. Funziona. Per cioè quindi rubi da te stesso e dagli altri, secondo me è fondamentale. Si aprono automaticamente, se te proprio lavori di pancia, di cuore, di pancia, si aprono automaticamente dei cassetti. Anche certo. Senza controllarli, ti certo. si aprono dei cassetti tuoi che magari dicevi, oh, sì. altro che Ikea, ecco. No, e dai, come dici te, io l'avevo pensata in un modo, alla fine sono andata lì e l'ho fatta in un altro. Certo. Perché automaticamente è partito. Perché nessuno di noi, ha il verbo assoluto e la battuta assoluta. Ognuno di noi va lì e la costruisce mano a mano. Poi la puoi costruire male, e siamo d'accordo. Ah, o la puoi costruire benissimo, però ogni volta, secondo me, è una costruzione da zero. Cioè io, gli elementi, i materiali da costruzione, no? Certo. C'ho il cemento, c'ho le cose, devo tirar su questo muro. Questo però forse ti potrebbe riuscire più facile quando un direttore ti lascia tutta la libertà. In che senso? Ti lascia la libertà di interpretare la tua senza che lui ti dica la sua. Sì, è una cosa molto, molto, forse un po' complessa. Però ci sono diversi tipi di direttori: quelli che ti dicono come farla e quelli che ti suggeriscono come farla. Capito? Chi ti dice come farla è difficile, perché a quel punto divento un po' limitatore, io devo imitare, devo rifare te. Mentre invece se tu mi suggerisci e io ci arrivo, poi se non ci arrivi, magari quante volte dico me la fai? Non ho capito dove vuoi arrivare, me la fai per cortesia? Ah, ho capito, adesso ho capito. Però io preferisco un dialogo piuttosto che una... Non è un'imposizione, è una proiezione di se stesso nell'altro. Mentre invece io voglio... Barbara, pure tu hai lavorato con me come direttore, lo sai che io sono uno che parla e non chiede, suggerisce. Sì, sì. Perché è veramente fondamentale. Beh, però il delfino io non lo potevo fare. No. Il delfino... Non potevi suggerirmelo. Il delfino sta in curriculum, attenzione, svetta nel curriculum, veramente. Barbara, ultimo tuo brano. Oh, ovviamente il numero 4. Yes. Perché è l'ultimo che è rimasto. È una poesia per me questo brano. C'è una frase che mi ha colpita subito quando l'ho ascoltata, che dice: e vengo a cercarti in un sogno amaranto. Vabbè, è bella. È un artista italiano che seguo, è uno dei pochi internazionali dei nostri che va fuori, che vende fuori e fa concerti. A me se ne è dette di tutte su questo artista. A me piace, sono delle canzoni che mi toccano profondamente. Quindi evoca proprio, sì. È molto evocativo. Sì, ne volevo portare un'altra, ma era molto triste. E quindi ho detto lasciamo stare, questa non è allegrissima, ma è di speranza quantomeno, e quindi ho preferito questo. Ce l'andiamo ad ascoltare alle 23:40 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Giuseppe Ippoliti, Laura Madei, Barbara Sacchelli. Ma questa è la canzone di Barbara, l'ultima canzone che porta la vostra attenzione, la penultima di questa stagione di Dopo Cena Con, e quindi gustiamocela sulle frequenze web di Radio Cigliano. Zucchero e Delicato. Bella. Bella. Allora, mare o montagna, Barbara? Mare.
Giuseppe. Niente, io qualsiasi cosa gli chiedo, destra o sinistra, non lo sa. E mancino o destrorso, non lo sa. È tosta, è tosta. No, perché devi, cioè, l'Abruzzo è montagna in mare, capito? Lo so, però poi anch'io sono uomo di mare. Vabbè, però Roma non è città di mare. Montagna, montagna. Oh. Laura. Guarda, è difficile anche per me perché basta che cammino, quindi sì. Basta che mi fai muovere, io pure al mare riesco a fare i chilometri. Quindi insomma... Però quindi forse montagna. Forse montagna. Più. Quindi sì. La vostra vacanza ideale è una vacanza stanziale o dinamica? Se me vuoi far morire stanziale. Dai. La mia è stanziale. No, perché zero. Dinamica. Dinamica, tutto dinamica. Un po'. Te muovi però poi ti fermi pure, eh? Eh beh sì. Eh sì, e che palle. E mi muovi, tutto. Non si può, veramente. Oh, benissimo. Allora, proiettatevi magicamente fra 20 anni. Oh. Proiettatevi fra 20 anni. Abbiamo parlato. Guarda, cerca la risposta. La nonna. Partiamo da Laura. Proiettati fra 20 anni. Abbiamo detto cosa ti consiglieresti prima se ti vedessi adolescente. Che sarà, come sarà Laura Amadei fra 20 anni? Allora, ti rispondo così. Non ne ho la più pallida idea e non la voglio neanche avere, perché voglio godermi il percorso. Vuoi arrivarci e scoprirmi giorno dopo giorno. Sì, giustissimo, sì. Barbara. Sarò ancora una grandissima rompicoglioni. Non passa mai quello, eh. Non passa mai. Giuseppe. Io speriamo un po' più stupido di così. Ah sì? Troppo serio così, troppo. Ci puoi riuscire. C'hai ragione. Ma con l'età. Ma guarda che pure fra un mese. Piano piano ci serviva. Facciamo speranza. Domanda a Barbara e Laura. Come hanno trovato il personaggio Nanako Kashi in Toradora, rispettivamente Mikan Sakura in Ali... Alice Academy e Kano, come hanno trovato l'anime in sé? Avete capito la domanda? Sì, io no. Io sì. Okay. Manco io. No. Vai, allora se l'hai capita, sì, vai. Allora, vabbè, io intanto sono Mikan Sakura. Ok, perfetto. E il cartone animato o l'anima è Alice l'anima. Academy. Sì. L'anima. È immortale. Le anime degli meglio. Le anime. Vai che abbiamo 20 secondi. Io mi sono divertita tantissimissimissimo. Pure quella era una pazza che strillava, era sempre la capobanda della classe. Uh-huh. Sì, bello. Ti sei divertita. Sì. Barbara. Io l'ho fatto una decina d'anni fa, Toradora, Nanako Kashi, era molto timido. Era una ragazzina molto timida, non parlava molto. L'opposto di me, ecco. Assolutamente. Mi sono divertita. Ti sei divertita. Ti sei divertita lo stesso. Torniamo in diretta con la radio. Penultimo disco della stagione. E il penultimo disco della stagione, Zucchero è Delicato. Bellissimo disco, bellissima atmosfera che ci ha portato Barbara Sacchelli per chiudere la sua selezione musicale in diretta su Radio Cigliano. Quando si sono fatte le 23.44 andiamo leggermente più lunghi stasera, perché almeno i controselfie li voglio esaurire. Ignazio ha fatto il vostro. Guarda che cosa ha creato. Che meraviglia. Tra l'altro mi ha mandato la mail dicendomi, il messaggio dicendomi: ma che fai? Non fai vedere le mie mi sono saltate prima. Le ho viste, sono saltate, ma le ho recuperate. E questo è veramente bello. Fatemele, che belli. Fatemele, che so tante, fatemele sistemare tutte quante. Perché sono veramente un sacco di click che devo fare. L'ultimo è la foto di Ignazio, che vi faccio vedere per prima, perché Ignazio all'inizio era molto timido, non si faceva mai vedere, e poi a un certo punto ha detto: ma no, ci provo a farmi vedere. Ho detto: hai fatto bene, perché che c'è che te devi far vedere? Tra l'altro ci ascolta con le cuffie, quindi ottima esperienza, veramente ottima esperienza. Barbara, eccola. A te ti vede insieme a Topsy di Banana in Pigiama, sì. E Chucky di Shuriken School. Perfetto, grazie. Chi? Ci, la gattina C che ho fatto prima. Di quella che hai fatto prima. E Norman Price di Sammy il pompiere. Questi sono i personaggi con cui lui ti vede nel suo immaginario. Per Laura abbiamo, e che cazzo, tutti i nomi pazzeschi. Kim Englebrecht. Sì, penso di sì. E che cazzo, di The Flash. Maria Sol Bere con... cioè, il mondo di Patti. Del mondo di Patti. Jenny Raven, meno male, di Black Mirror. E Ryan Steele di Doctor Who. E questi sono i personaggi con cui lui ti circonda. E per Giuseppe c'è Kentin Dolmer di I miei giorni più belli, Lego Batman, Lanterna Verde, Charlie Bewley di New Moon e Dustin Milligan
quello che abbiamo sentito prima, sì, esatto, il sì. Dirk Gently, da Dirk Gently. Evviva, grazie veramente, perché continuo a dire che siete di un creativo pazzesco. Matteo ci fa una bella... è sdraiato a letto e ci fa piacere che sia lì in relax, perché anche questo è figo, anche questo è bello, che vi mettiate belli comodi nel vostro letto e vi guardiate dopo cena con, e ci dice grazie per la bella stagione. E io ti aspetto perché Marco mi ha detto che tu scrivi, quindi se vuoi venire in diretta qui a parlare dei tuoi lavori ti aspetto la prossima stagione di Se Prima Eravamo in Due. Vediamo se abbiamo esaurito i selfie, i controselfie. Sì, signore e signori, prima che me lo scordo, perché altrimenti vi devo inseguire sulle scale, come è successo. Ho seguito Michele Gammina e io ho fatto la fotografia sulle scale. Avvicinatevi con la cuffia, perché questo è il selfie di giornata. Ne faccio due e questo è uno. E queste due. E l'abbiamo fatto! No! L'ultima foto di giornata di Dopo Cena Con è pronta per averla. L'unica, sola, esclusiva maniera è mandare un WhatsApp al 328-7948-796. Signore e signori, sono lieto e anche un po' triste, ma si torna, torniamo sicuramente, di annunciare insieme a Laura l'ultimo disco della stagione di Dopo Cena Con. Laura, che cosa hai portato? Possiamo dire che chiudiamo in bellezza? Direi proprio di e sì. E con una energia pazzesca? Direi proprio di sì, direi proprio di sì. L'ho scelta apposta, perché rappresenta veramente una carica, cioè, quando io la sento, e ovviamente poi quello che è anche il testo è proprio... Te non ti fermi mai, vero? No, non ti fermi mai, vai avanti, sei forte, sei tosta. E allora, tra l'altro, non so se avete visto il film, perché era bello. Parlavamo del concerto di Wembley. Io gli ultimi 20 minuti del film stavo a piangere, sì, come un vitello, sì. A piangere come un vitello, veramente. Perché è stata un'emozione veramente forte. E allora, non ci fermiamo, no. Si va avanti, sì, assolutamente sempre. Questo lo dice Laura Madei, ma lo diciamo un po' tutti noi, e prima di noi lo dicevano i Queen. Don't Stop Me Now, ultimo pezzo di oggi a Dopo Cena Con su Radio Cigliana. Vabbè, chiudiamo in bellezza, chiudiamo veramente in bellezza. Mi sa che i cappuccini non li vedremo. I cappuccini non li vedo. C'è anche Marco Lorenzetti che ci vedrà domani per intero. È venuto qui a Se Prima Eravamo in Due insieme ad Alessandro Bianconi e Tiziana Guida. Prossimi appuntamenti di Radio Cigliano sono pochi, signore e signori, perché siamo in chiusura. Chiudiamo la stagione, una bella stagione che è andata avanti per 35 puntate di Dopo Cena Con. Siamo contentissimi di questo, di essere stati insieme a voi e di aver portato a voi il cuore, come quello che hanno portato i nostri amici questa sera, il cuore dei nostri, dei colleghi, di chi come me, come loro, vi regala emozioni attraverso la reinterpretazione di quello che sarebbe, come abbiamo detto, forse poco fruibile in italiano. E conoscerli è stato un piacere, un onore per me, spero anche un piacere per voi, attraverso le frequenze di Radio Cigliano. Sabato alle 15 chiudiamo con Se Prima Eravamo in Due, la trasmissione insieme ad Alessandro Bianconi, che avete visto qua la sua scorribanda qualche ora fa, e Tiziana Guida. Chiudiamo da studio, non facciamo cose folli come gli altri anni, però ci piace essere stati con voi anche per quest'anno, con la quarta stagione della nostra trasmissione musicale, la seconda di Se Prima Eravamo in Due. Dopodiché si va in vacanza, Radio Cigliano chiude i battenti per l'estate, ma troverete, scaricando l'app per iOS e Android, troverete tutte le nostre trasmissioni in replica alle 8 del mattino, alle 12 e alle 15 le trasmissioni musicali, il giovedì e il venerdì sera alle 21 Dopo Cena Con, le varie stagioni che saranno un po' miscelate, quindi avrete la possibilità di ascoltarci anche d'estate. Ricordatevi che andranno avanti durante l'estate i Vintage Mix alle 22. Fabio Di Matteo, DJ Fabio Di Matteo, ci porta i suoi pezzi missati anni 80, 90, soprattutto 90, diciamo, e sarà una figata vederli, ascoltarli alle 21, 22 in diretta tutti i sabati su Radio Cigliano a Vintage Mix. Io inizio a ringraziare Laura, Giuseppe e Barbara che sono stati qui con noi, che hanno chiuso in maniera spettacolare, ci siamo divertiti da morire, è stata una gran figata questa quarta stagione di Dopo Cena Con. Io vi devo dare la sola di giornata, ecco. Adesso voi decidete, avete il tempo per farlo, avete circa un minuto e mezzo per decidere chi prenderà per primo la sola di giornata. La prendete tutti e tre, ecco. Ok, però gli altri saranno avvantaggiati perché è uguale per tutti.
Signore e signori, io ringrazio tutto il pubblico di Radio Cigliano, tutte le persone che sono state con noi, tutti gli ospiti che abbiamo avuto in questa bellissima lunga stagione che è cominciata agli inizi di ottobre dell'anno scorso, si chiude oggi un po' prima del solito, ma sempre con tanto trasporto e tanta voglia di essere insieme. Vi diamo appuntamento ovviamente a ottobre per la prossima stagione di Dopo Cena Con. Venite sabato alle 15 per vedere la chiusura ufficiale dei live di Radio Cigliano con quei pazzi di Alessandro e Tiziana Guida, a Se Prima Eravamo in Due. Torniamo in diretta per l'ultimo disannuncio di Dopo Cena Con e poi vi auguriamo la buonanotte qui dalle frequenze web di Radio Cigliano. Ultimo pezzo che Laura Amadei porta alla vostra attenzione, al vostro cuore, alle vostre orecchie e al vostro sonno, quasi, perché è quasi ora di andare a letto, a Dopo Cena Con, ultima puntata del 2000, della stagione 2018-2019. Io vedo che non sono arrivati, questo lo devo far vedere, scusate, Marco Lorenzetti, l'illustratore che fa dei disegni eccezionali, ci ha mandato un suo disegno e con questo disegno Marco, che è stato qui tre settimane fa a Dopo Cena Con, ci augura buone vacanze e lo giro a tutti quanti voi, veramente, lo giro a tutti quanti voi, buone vacanze a tutti. Bellissimo. E come, ragazzi, quanto è importante divertirsi e stare bene? Che cazzo di domanda del merda? Risposta. Perché conosco chi è. Com'è? Come stai? Bene. Ogni tanto così. Ci siamo tutti così, eh. Ma no, poi gira il coso, chiccherone lì. Ma no, il chiccherone non ci deve girare, dobbiamo stare a 2000, dobbiamo essere fuori dalla grazia di Dio, mi veramente. Sto a prendere le pasticchette, sono così. Sono proprio così. No, non le pasticchette a droga. Pasticchette per me? Quelle perché tirano su, eh? Sì, fa tutto bene. Ti danno un bello spunto. Ti danno lo spunto, sì. Veramente. Allora, abbiamo terminato, io vedo che anche qui tante persone ci hanno salutato, io saluto... Guarda che bello! Okay. Allora, Sasha ci dice, dal primo all'ultimo Dopo Cena con mille emozioni, risate, con tanto cuore, chicche, aneddoti e tanti racconti dalla vita degli ospiti. Grazie Sasha, grazie veramente. Sabri dice, grazie a te Alessio e a tutti i tuoi splendidi colleghi, grande pezzo di Queen, siamo finalmente arrivati a giusti. Vedi? Dobbiamo essere felici, come dice Alessio sempre, dice Sasha, ma io ringrazio Giuseppe, Franco, Sasha, Sabri, Marina e anche... basta, sono rimasti solo questi a quest'ora, sono rimasti Virginia, Edoardo, c'è Edoardo Cannata, ciao Edoardo, grazie di essere con noi, evviva. Allora, io ho ringraziato tutti quanti, vi ringrazio per essere stati qui con noi. Te. Spero che soprattutto io ti ringrazio. Abbiamo grazie. Dimenticato grazie. Qualcosa? Grazie. Dico sempre, io chiedo sempre, abbiamo dimenticato qualcosa? Il dolce, non c'è il dolce. Il salato. Dopo cena. Oggi non vi mettevo d'accordo con dolce e salato. Allora, a chi do la sola di giornata per primo? A me sta sola. Te la do a te? A me sta sola questa. Allora, preparatevi a un lungo silenzio. Porco Giuda, ma sei pazzo. Giuseppe Ippoliti, la telecamera è quella alta. Qual è? Questa. Quell'alta. Questa. Giuseppe Ippoliti, chiudi la puntata. Ah, devo chiudere. Ragazzi, io sono molto felice. Siamo qui con i nostri sentimenti che si sono mischiati, le nostre emozioni che hanno saltellato a destra e a sinistra, con le nostre orecchie che si sono inserite nelle orecchie degli altri e le nostre voci che hanno fatto da colonna sonora. Ringraziamo Alessio Cigliano, Laura Amadei, Barbara Sacchelli per aver fatto la spaccata insieme a noi. Con la ventosa. Con o senza ventosa, chi più chi meno. Ci vediamo sicuramente la prossima volta, subito, ma la prossima stagione a ottobre con Dopo Cena, perché prima ci abbiamo da fare, non è che noi possiamo stare prima di cena, cioè noi ci vediamo dopo, anzi ci vediamo dopo, si dice dopo, insomma, vediamo dopo, perché a prima ci abbiamo da fare, sono cose che voi non potete capire, ciao. Barbara Sacchelli, chiudi la puntata. Allora, innanzitutto ringrazio Alessio per averci ospitati, ringrazio la mia sorella Laura, perché per me è mia sorella, il mio grande amico Giuseppe Ippoliti. Il mio motto è molto da dire, troppo da fare, solo da divertirsi, e visto che siamo doppiatori, viva la riga! Che bello! Viva la riga, la faccio mia! No, Laura Amadei, chiudi la puntata. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito.
grazie per i vostri messaggi, per le vostre foto, per tutti i vostri indovinelli, grazie ai miei colleghi, grazie a te Alessio, è stata una bellissima serata, una bellissima esperienza e un bacio a tutti. Un bacio a tutti, veramente. A tutti. Grazie per essere stati con noi. Grazie per 4 anni per averci seguiti per 4 anni. E ci vediamo ovviamente alla prossima stagione. Grazie Giuseppe, grazie Laura, grazie Barbara. Chiudiamo prima con la radio e poi con Facebook. Buonanotte a tutti e come dico sempre io, siate felici perché il resto non conta molto. Yeah. Ciao! Ciao! Si può dire 4 anni di ciglianeria? Sì, anche perché c'ho la radio autoreferenziale, quindi capite bene che insomma è abbastanza, anche mi sento anche un po' stupido e certe volte. Sempre rimarrà rompicoglioni. Sempre! Sempre! Telecamera alta sopra il televisore per poter fare a tutti quanti ciao e per dirvi siate felici, buona estate, divertitevi, andate al mare, a montagna, dove volete, ma soprattutto siate felici. Ci vediamo alla prossima stagione di Dopo Cena Con. Ciao a tutti! Ciao.